Ci siamo, dovremmo essere già live, stanno entrando diversi partecipanti, aspettiamo qualche secondo. Io nel frattempo inizio a condividere lo schermo. Sì, Tra i panelist, se volete darmi un ok, vedete la presentazione. io vedo. Mariana, Ok, io vedo. vedo già 40 partecipanti, quindi diciamo che si può partire, visto che la scaletta è abbastanza completa. Che dite? Sì, ok. Allora, innanzitutto benvenuti a tutti. Io sono Mariana Chillau, presidente e cofondatrice di Policom, un'associazione di cui vi racconterò in pochi minuti, subito dopo questa brevissima presentazione. E oggi ho l'onore di aprire questo webinar, dal Grazie. titolo Il nuovo mercato digitale nell'era dell'impresa 4.0. Lo apro con grande piacere perché... Mi sentite? Sì, Marianna. Sì, ti Perfetto. sentiamo bene. C'è qualche suono di disturbo, quindi chiederei a chi non parla di spegnere il microfono, È così come dopo secondo evitiamo bisogna il spegnere. disturbo per chi ci sta seguendo. E aprite il microfono appunto non appena concluderò quando vi passo la parola. Come dicevo, a chi ci sta seguendo e che partecipa oggi al webinar dedicato al nuovo mercato digitale nell'era dell'impresa 4.0, Foricom è un'associazione che si occupa appunto di e-commerce, e quindi per me è un grande piacere, un grande onore essere qui a raccontarvi un po' quella che è la storia del mondo e-commerce, partendo proprio dai suoi esordi. È il 1995, quando nascono i primi colossi della vendita online, eBay e Amazon, sicuramente vi dicono qualcosa. Anche i grandi nascono piccoli e questo è molto importante, lo vedremo anche con i vari relatori che si susseguiranno più avanti nel webinar di oggi. È il luglio 1995 quando Jeff Bezos dal suo garage spedisce il primo libro acquistato online. È così che è nata Amazon. 1998, perché anche in Italia si parte con l'e-commerce proprio da un libro. La concessione del telefono di Andrea Camilleri è stato il primo acquisto online in Italia. Qual è la situazione oggi nel 2021? Vediamo qualche dato sull'e-commerce e in particolare prendendo spunto dall'ultimo report trimestrale di Salesforce, vediamo come l'Italia è il quarto paese al mondo per crescita dell'e-commerce su base annua. Un dato sicuramente straordinario. Forte anche la, diciamo, presenza di quella che è la situazione d'emergenza e la pandemia che abbiamo tutti vissuto e che ancora stiamo vivendo oggi. È del 78% la crescita nel Q1 2021 rispetto al Q1 2020. Nonostante ciò, però, è perché c'è un però, i tassi di conversione dell'e-commerce nel nostro mercato, proprio in Italia, sono tra i più bassi al mondo, l'1,1% nel primo quarter 2021. Come spieghiamo questi dati? Li spieghiamo con una semplice risposta, che poi tanto semplice non è. Gestire un e-commerce è molto più complicato di quel che sembra e questa immagine un po' la rappresenta. C'è il sito web, c'è l'acquisto, c'è la consegna. Sotto, diciamo, l'iceberg è molto, molto più grande di quello che sembra. Ci sono attività di marketing, ci sono attività di servizio clienti. C'è la costruzione di una piattaforma che risponde a un linguaggio, non solo il linguaggio di programmazione della piattaforma o dell'infrastruttura, ma anche di un linguaggio che sia potenzialmente riconoscibile dagli strumenti di ricerca, pensiamo a Google. C'è il mondo del video e-commerce, c'è l'advertising, ci sono i resi, c'è il CRM, l'assistenza, il controllo, la qualità del servizio che offriamo a ogni singolo cliente. C'è la supply chain, c'è la strategia omnichannel di cui tutti avranno sentito parlare, soprattutto in questo periodo, e c'è la user experience. Insomma, non è proprio semplice creare un e-commerce e portarlo al successo. Dietro l'e-commerce ci sono quindi piattaforme, logistica e fulfillment, SEO e marketing, advertising, pagamenti, recensioni,
un mondo che sicuramente non può essere alla base delle competenze del singolo, ed è per questo che oggi non è così semplice sviluppare un e-commerce e fare di questo business un business profittevole. Per questo servono piattaforme, piattaforme che sono appunto dei software che permettono a chi vuole effettuare, a sviluppare un business online e quindi vendere i propri beni o servizi sul web, di dare forma al proprio sito e quindi poterlo gestire in maniera completa, semplice e efficace. Alcuni esempi di soluzioni italiane: Texeo, Storeden. Logistica, perché dopo l'acquisto c'è ancora tanto e possiamo dire che il post acquisto è uno dei tasti dolenti dell'e-commerce. Spesso si ignora la potenzialità, la possibilità che c'è alla fine di ogni conversione, guardando ad essa come se fosse il punto d'arrivo di ogni e-commerce, mentre questo può essere solo l'inizio. Ci sono diverse soluzioni italiane che supportano l'e-commerce e i business online a ottimizzare la grande sfida della logistica che oggi tutti stiamo vivendo, e perché questo è un elemento fondamentale, a volte anche più importante del marketing. E qui abbiamo alcuni esempi di soluzioni italiane che aiutano l'e-commerce nella logistica. La SEO, non basta esserci, lo dicevamo proprio poco fa, bisogna anche farsi trovare, e non è così semplice apparire nelle prime ricerche di Google. Ci vuole esperienza, ci vuole tanta comprensione di quella che è lo strumento e il linguaggio di internet, e in particolare l'ottimizzazione dei contenuti di un sito per migliorare la sua indicizzazione sui motori di ricerca. Qui abbiamo l'esempio di due soluzioni, due aziende italiane riconosciute nel nostro mercato, che supportano il business aziendale di un e-commerce nell'ottimizzazione di questa parte. Abbiamo poi il marketing, perché sì, il marketing è solo una piccola parte di quello che è l'universo dell'e-commerce, e in particolare il digital marketing ci aiuta a sviluppare tutte quelle attività che attraverso la presenza nei canali web ci permettono di sviluppare la nostra rete commerciale, che questa sia B2B o B2C, c'è sempre un luogo dove il nostro target, il nostro potenziale cliente si trova. E qui abbiamo alcuni esempi di soluzioni italiane che offrono proprio questo servizio. Abbiamo l'advertising, la possibilità di raggiungere nuovi potenziali clienti. Ci sono tante tecniche di promozione, ci sono tanti modi per ottimizzare le strategie che hanno l'obiettivo di convertire un utente non semplicemente in un utente iscritto al nostro sito, ma in un cliente. Anche qui abbiamo Digital Angels e Rocket PPC, che sono altre due aziende completamente made in Italy, che offrono una soluzione per e-commerce. E poi i pagamenti, non diciamo dulcis in fondo, perché effettivamente è proprio sui pagamenti che ci sono grandi rivoluzioni, soprattutto in questo periodo, e il pagamento è uno dei fattori che incide maggiormente sul tasso di conversione del nostro e-commerce. Oggi abbiamo la possibilità di pagare con carta di credito, con PayPal, con bonifico, con contrassegno, e noi siamo anche molto conosciuti in Italia nel mercato europeo per essere quelli che lo sfruttano di più. Se non sbaglio, una recente ricerca di Capla, un'altra soluzione per e-commerce italiana, dava al 17% il tasso di utilizzo del contrassegno in Italia. E anche qui abbiamo altri esempi di soluzioni italiane che sono molto innovatrici, nascono ad esempio per i pagamenti rateali, su Easy. Recensioni, perché sono importanti? Perché oggi qualsiasi utente abbastanza, diciamo, skillato, se così vogliamo utilizzare una parola abbastanza innovatrice, cercano attraverso il web anche il parere di quello che può essere un prodotto ancora prima di pensare di acquistarlo, e con le recensioni che possiamo sviluppare fiducia nei nostri consumatori. Alcuni esempi di soluzioni italiane appunto nel mondo delle recensioni. Si può dire effettivamente che creare un e-commerce da zero e poi gestirlo con successo è come sistemare dei tasselli di un puzzle. Ogni componente giocherà un ruolo fondamentale per quella che poi è la realizzazione di un business di successo. È così che nasce Foricom. La nostra è un'associazione giovanissima, abbiamo costituito il 30 settembre 2020, sono passati appena 7 mesi. È l'associazione di soluzioni per e-commerce made in Italy, che hanno quindi una partita IVA italiana e una posizione fiscale aperta in Italia.
È un progetto veramente ambizioso, ma che ha riscosso un grande successo fin da subito. Ad oggi gli e-commerce che abbiamo servito attraverso le nostre soluzioni con siamo arrivati proprio da pochissimo a 50 aziende associate, hanno supportato oltre 20.756 e-commerce e raggiunto un volume d'affari totale nel 2020 di 58 milioni di euro. È sicuramente un buon punto d'inizio. All'interno della nostra rete associativa abbiamo qualsivoglia soluzione per e-commerce, dalla SEO ai servizi legali, alla multicanalità, ai pagamenti, al digital marketing e tanto tanto altro ancora. Quello che facciamo è cercare di creare una rete di aziende che portano valore al tessuto sociale italiano attraverso l'erogazione di servizi che supportano l'e-commerce a raggiungere il proprio successo, il proprio posizionamento. I soci fondatori insieme a me sono Roberto Fumarola, Massimo Fattoretto e Davide Lugli, che in realtà oggi è qui con noi e seguirà la parte successiva del webinar. E diciamo, spero che questa prima parte un po' introduttiva abbia raccontato l'inizio, una storia di quello che è stato il mondo dell'e-commerce fino ad oggi, ma sia anche la prima pagina di una storia che si può continuare ad evolvere e sviluppare insieme. Io ho sostanzialmente finito la mia parte, se non sbaglio confermatemi che lo schermo non è più visibile, giusto? Ok, perfetto. Oltre a questa piccola presentazione ci tenevo a salutare due ospiti importanti e fondamentali per la realizzazione dello stesso webinar, che sono Sebastiano Truglio, presidente CDA Indico SPA. Ciao Sebastiano. Ciao, ciao Marianna, buonasera a tutti. E Claudio Miceli, presidente di Confesercenti Catania. Buongiorno Claudio. Buongiorno, buongiorno, grazie a voi. Va bene, io penso di aver fatto una piccola introduzione, ma in realtà c'è tanto tanto da scoprire e voglio ufficialmente passare la palla al mio co-founder che con me appunto ha portato avanti il discorso di Foricom e l'associazione, che è appunto Davide Lugli, è consigliere di Foricom e modererà oggi il webinar. Davi, a te la parola. Grazie Marianna, sempre precisissima e chiarissima nella tua esposizione. Per me è un onore oggi partecipare al webinar e moderarlo a nome di Foricom, che rappresento, ma anche per gli ospiti importanti che ci sono, che parleranno di cose molto interessanti. È un webinar molto lungo, nel senso che rispetto a quelli che sono abituati a vedere un po' più sul marketing e altre tecnologie, qua si parlano di temi complessi che richiedono tempo e approfondimenti, per cui io chiedo anche a tutto il pubblico che ci segue, se ha bisogno di fare domande, di intervenire, di approfondire, secondo me c'è spazio per poter anche interagire con gli ospiti che abbiamo oggi con noi live. E chi parlerà? Io comincio presentando i relatori del webinar. Prima le donne, comincerà Rachele, poi io ho un approccio un po' English, un po' British, quindi dico i nomi, dico i ruoli, sono molto sul fare, per cui scusatemi se non metto tutti quanti gli orpelli che servono, ma siamo online, vogliamo avere un approccio diretto, chiaro e comprensibile. E Rachele è la coordinatrice del commercio online di Confesercenti Catania, ma è anche una CEO, quindi la cofondatrice di Io Spedisco. Poi parlerà Antonio, che è il CMO e il founder di Paradigma, e alla fine chiuderà Rosario, che è un dottore commercialista e cofondatore di Indico SPA. Quindi lascio subito la parola a Rachele, che magari può aggiungere qualche cosa in più rispetto al titolo a cui mi sono limitato ad annunciare, e io, Rachele, cercherò di supportarti, di seguirti e magari di chiederti qualcosa in più mentre parli, per aiutare magari chi ti ascolta. Con qualche slide condivido il mio schermo, magari mi date conferma che riesco a condividerlo. Allora. Prima è sempre quello un po' più in difficoltà nella fase tecnica. Esatto. Bene, lo vedete? Benissimo, Rachele. Prego. Allora.
Oggi cercheremo di capire perché l'e-commerce è diventata un'opportunità di business per le imprese, ma soprattutto quali sono i vantaggi oggi di avere una presenza e una vetrina online. Scusate. Eccoci. Ovviamente questa pandemia ha di fatto accelerato un cambiamento che già era in atto in gran parte del mondo. Molte persone hanno scoperto comunque la possibilità di acquistare online e ovviamente l'hanno trovata anche comoda e direi anche piacevole. Ma entriamo un po' nel dettaglio dei numeri dello stato dell'e-commerce, ho cercato di prendere quelli più aggiornati che sono come fonte della Casaleggi Associati. Abbiamo come utenti totali nel mondo 4,6 miliardi, ovvero il 59% della popolazione ha avuto accesso ad internet e il 76% di questi ha fatto almeno un acquisto online. Adesso vediamo subito il gap che si trova in Italia, perché in Italia invece il 39% ha fatto solo un acquisto online. Però il dato interessante è che il 68% comunque continuerà ad acquistare online. Questo ovviamente è la ragione per cui diventa quasi indispensabile avere, per le nostre aziende, ovviamente avere una presenza online. Quindi entriamo nello specifico però dei numeri del fatturato delle vendite online. Abbiamo un fatturato di 410 miliardi di euro costituito da acquisti per 480 milioni di utenti. Ovviamente il settore dell'alimentare è stato quello che ha avuto la crescita più alta, il 29%, qui non l'ho scritto, con un fatturato di 56 miliardi. Ovviamente il lockdown ha portato le persone chiuse in casa a fare ovviamente acquisti diversi dal solito che riguardano l'alimentare e la salute. A seguire abbiamo case arredamento con 60 miliardi di euro di fatturato, ma quello che resta sempre più forte è ovviamente il settore moda, con 127 miliardi di euro di fatturato. Non perdo altro tempo con i dati dei miliardi, ma la cosa più importante è la spesa media per utente. L'utente europeo ha speso quest'anno online 782 euro, mentre in Italia 674. Ovviamente con questi numeri credo sia fondamentale avere una presenza online per non perdere, insomma, per non rimanere indietro. Ma vediamo adesso gli scenari post pandemia. Salesforce stima che il 56% del fatturato delle aziende dei prossimi 3 anni sarà generato dai canali digitali. Ora, ovviamente, dobbiamo capire come coniugare gli attuali canali con quelli del digitale. La risposta è scritta lì, è enorme, ovviamente, l'omnicanalità. Questo cosa significa? Che ovviamente i negozi fisici non scompariranno, ma dovranno obbligatoriamente cambiare ruolo. Credo che continueranno a fare ovviamente la vendita diretta ai clienti, ma dovranno contemporaneamente aprire o una vetrina o uno shop online. Ora adesso sono nati anche questi virtual showroom che sono molto, molto fatti molto bene e molto interessanti. Quindi il negozio diventerà in realtà un luogo digital, ovvero che combinerà entrambi i processi, sia quello fisico che quello online. Ovviamente una volta iniziato a vendere, il negozio sarà anche un centro di smistamento ordini e dovrà gestire anche un supporto pre e post vendita. Questo processo ovviamente creerà anche nuove opportunità lavorative, perché serviranno nuove figure professionali, nuove competenze, così come diceva prima Marianna. Vediamo anche nuove tipologie di e-commerce che sono nati durante la pandemia, come i local e-commerce, i micro marketplace. Gli e-commerce ovvero sono diventati più di prossimità, ovvero hanno sostenuto tutte quelle attività commerciali locali che hanno permesso l'integrazione anche con i grandi player del commercio elettronico e i piccoli negozianti, mentre per i micro marketplace non hanno soddisfatto solo gli utenti locali, ma hanno ovviamente ampliato i propri confini fino all'esportazione dei prodotti in Europa e nel mondo. Ma adesso diamo uno sguardo veloce all'e-commerce qui nella nostra terra. La Sicilia ha ben compreso che comunque il digitale è una parte fondamentale del commercio, infatti la terza regione per crescita in Italia. Vediamo 1250 imprese che hanno comunque già aperto un e-commerce, però purtroppo il 73% di queste sono ferme in astrazione.
perché solo il 2% ha conseguito una maturità nell'impiego di tecnologie digitali. Quindi ci vuole una spinta, questo è ovvio. Bisogna agire e permettere a tutti di avere una presenza online. Ed è, ovviamente per questo bisogna avere bisogna fare degli investimenti in, soprattutto in digital social media marketing, SMS SEO, bisogna digitalizzare i pagamenti e, cosa non poco importante, bisogna avere un partner logistico specializzato. Qui apro una piccola parentesi per parlarvi un po' anche del mio lavoro, del nuovo arrivato, lo spedisco, ovvero io spedisco pro. Abbiamo creato questo nuovo software gestionale proprio perché abbiamo capito che l'esigenza dei venditori online era quella di delegare completamente la parte riguardante le spedizioni, perché sono diventate, come abbiamo visto, come ci hanno dimostrato Amazon, Zalando, il successo di un e-commerce, come diceva anche Marianna, è anche basato sulla scelta dei partner logistici, perché ormai la gente quando acquista vuole ricevere subito la spedizione. È ovvio che se si è impegnati a vendere non si riesce a seguire anche la parte della logistica. Quindi io Spedisco Pro è un software molto semplicissimo che si collega agli e-commerce e marketplace, che importa automaticamente gli ordini e crea in automatico le lettere di vettura che verranno semplicemente appiccicate sui pacchi da spedire, e così farà risparmiare non solo il 70% dei costi, ma anche il 50% nel tempo della gestione riguardo alle spedizioni, perché oltretutto io Spedisco fornisce anche un'assistenza post vendita, cioè noi seguiamo la spedizione fino a consegna avvenuta, quindi i resi, le mancate consegne, e questo solleva molto i venditori dalla preoccupazione della consegna. Detto questo, volevo chiudere con la proposta di Confesercenti, che ovviamente ha ben compreso che bisogna in questo momento supportare i propri iscritti per affrontare questo passaggio all'omnicanalità. Come vedete abbiamo due soluzioni, una un po' più veloce e una più completa, che ovviamente daranno l'opportunità di avere comunque una presenza online e sfruttare tutta la parte, diciamo, di vendita online. Ovviamente per altre informazioni in segreteria potete avere insomma tutto quello che serve. Anche, scusate, questa è una parte importante, lo stavo dimenticando, ci sono diverse opportunità di bandi, come ad esempio Resto al Sud, Invi Italia, Smart Start, che Confesercenti vi potrà aiutare a, insomma, a gestire. Grazie per l'attenzione. Grazie a te, Rachele. Scusate se intervengo, diciamo, così. Volevo fare una serie di considerazioni sul discorso che ha introdotto Rachele, però coglierei l'occasione, visto che sono già collegati e sono qui con noi, a girare un po' e a ringraziare prima di tutto il presidente di Confesercenti, dottor Micelli, che è qui con noi, e il presidente di Indicospa, il dottore Truglio, e inviterei con immenso piacere entrambi a voler magari fornirci qualche loro supporto, qualche loro considerazione, oltre che ovviamente darci i loro saluti all'interno di questo webinar. Quindi do la parola al dottore Micelli come presidente di Confesercenti. Prego, dottore, grazie tante per la sua partecipazione. Grazie a lei. Per intanto buongiorno a tutti. Ringrazio personalmente il dottor Giovanni Emmi, che ci ha presentato a suo tempo questa bellissima opportunità. Ed è veramente un grande privilegio per noi di Confesercenti introdurre questo webinar organizzato da tutti voi, che veramente può essere veramente molto molto importante per tutti i nostri associati, concernendo lo sviluppo chiaramente dell'attività dell'e-commerce e del nuovo mercato che grazie a esso si può aprire alle imprese, dando un grande respiro alle attività che come sapete sono state fortemente penalizzate da questa pandemia. Nell'era della digitalizzazione assumono una fondamentale importanza tutte queste iniziative che ci introducono veramente ad un nuovo modo di pensare e di riorganizzare le nostre imprese.
ma non voglio annoiarvi con discorsi lunghi e ho il piacere, veramente l'onore di introdurre questo corso e ringraziare tutti quanti voi che ci condurrà veramente attraverso un percorso di rinascita in chiave informatica tecnologica del commercio e dell'impresa 4.0. Veramente grazie di cuore a tutti quanti voi, è una grande opportunità per noi e buon lavoro di cuore. Grazie Presidente. Grazie. Grazie mille. Prendo io la parola che mi porge il collega amico Rosario Petralia, anche io con grande piacere. Ho avuto modo qualche settimana fa di immaginare questo evento che si inserisce all'interno di una serie di eventi che, come Indico SPA, sempre in materie innovative, perché Indico, l'IN di Indico sta per innovazione, di digitalizzazione e co-competenza. Questi sono i nostri temi fondanti della nostra iniziativa, che è nata all'inizio di quest'anno. E già questo è il secondo evento che realizziamo in ambito specialistico e su materie particolarmente innovative. Dicevo, quando abbiamo immaginato l'evento di oggi con Rosario Petralia, che ringrazio per averlo portato a compimento, non potevamo immaginare una data più azzeccata, perché giusto ieri il Consiglio dei Ministri ha licenziato la versione definitiva del decreto legislativo di riforma in materia di IVA dell'e-commerce relativamente ai rapporti europei. Quindi confermando l'entrata in vigore dal 1 luglio, che poi è stata, diciamo, la molla che ci ha portato a immaginare in questo periodo la realizzazione di questo evento. Quindi saremo sicuramente in Italia il primo webinar che si occupa di questa materia dopo l'emanazione del decreto legislativo che riforma la materia. Anche io approfitto e chiudo, lascio spazio ai lavori, ringrazio naturalmente Confesercenti Catania, ringrazio i nostri partner che oggi sono qui con noi e che tratteranno questo argomento estremamente interessante che la pandemia ha dato modo di dare orizzonti ancora più rapidi di quanto già non lo siano stati fino a questo momento. Quindi ringrazio ancora tutti e auguro buon lavoro. Grazie. Grazie. Bene, grazie Presidente. Prima di riprendere i lavori salutiamo anche Marianna, Presidente di Foricom, che ci lascia adesso, però una domanda è obbligatoria, perché la Presidente di Associazione di Servizi per gli e-commerce, e avendo già sentito la introduzione di Rachele un po' su come sta evolvendo e crescendo il mercato e-commerce, ti farei una domanda subito un po' tecnica. Ci sono degli acronimi che si utilizzano nell'e-commerce, che sono degli inglesismi, che importantissimi. Ci dai qualche ragguaglio su alcuni elementi come la SEM, come la SEO, come dati italiani, su come sta crescendo, il sentimento che c'è in questo momento sul mercato italiano rispetto anche solo 6 mesi fa o un anno fa, prima del Covid? Cosa ci puoi dire, così come flash, prima di riprendere i lavori? Grazie Davide, ho visto che tra le domande spuntava cos'è la SEO e cos'è la SEM, quindi mi fa piacere salutarvi rispondendo a questa domanda. Semplicissimo, così anche per chi veramente sta iniziando, anche solo pensando di fare un e-commerce, bisogna conoscere gli acronimi SEO e SEM in questo caso. SEO sta Search Engine Optimization, quindi riguarda tutte quelle attività di ottimizzazione della posizione del nostro sito, della nostra visibilità online sui motori di ricerca, mentre la SEM è Search Engine Marketing, comprende al suo interno anche la SEO, quindi l'attività di ottimizzazione,
ma anche la SEA, che quindi riguarda la Search Engine Advertising. La SEA non è altro che tutte quelle pubblicità che vedete attraverso gli annunci sponsorizzati in display, sia su Google che su tantissimi altri portali. Quindi abbiamo, diciamo, risposto alla domanda che è arrivata dal pubblico. Io vi devo salutare, purtroppo c'è un altro evento molto importante in un'altra isola, tra l'altro, perché oggi è la giornata di Startup Italia Sardinia Edition, e quindi vado a fare il giudice da quelle parti, sempre in maniera virtuale, e per me è stato un piacere essere virtualmente in Sicilia e adesso passare invece alla mia di isola, e vi ringrazio tantissimo per questa opportunità e buon lavoro a tutti. Grazie ancora. Grazie. Ciao, Marianna. Io ne approfitto e ridò la parola a Rosario, che aveva introdotto i presidenti, per cui gli ripasso la palla e andiamo avanti con i lavori. Grazie Davide, io volevo solo fare delle considerazioni su quanto già aveva anticipato Rachele, in merito ovviamente allo sviluppo e alla crescita dell'attività di e-commerce come opportunità per le imprese. E vorrei soprattutto fare delle considerazioni in merito al discorso che quando parliamo di e-commerce non necessariamente dobbiamo associare questo termine in maniera del tutto automatica alle grandi società che si occupano, alle grandi piattaforme di e-commerce. Cioè e-commerce non vuol dire solo Amazon, non vuol dire solo marketplace. Attività di e-commerce è un concetto molto molto ampio, perché insieme a quelle che vengono considerate le pure player, proprio Amazon e quant'altro, con diverse configurazioni, perché le società che operano solo online sono tante e possono configurare la loro attività di e-commerce in maniera molto molto diversa. Abbiamo il caso dei marketplace come Amazon, che tecnicamente non acquistano, salvo casi sporadici, la merce che rivendono, è solo una vetrina, una piattaforma in cui i vari fornitori vanno a vendere, a effettuare queste cessioni, queste vendite di beni a dei destinatari. Ma abbiamo anche altre casistiche. Le imprese che operano solo online, ad esempio, possono configurarsi come retailer, cioè come soggetti che in realtà acquistano e rivendono i beni che sono oggetto della piattaforma. Un esempio tipico è la piattaforma di Tannico, non so se qualcuno magari ha avuto modo di confrontarsi. Perché infine ci sono anche dei casi particolari, un po', diciamo, delle situazioni di e-commerce puro, le cosiddette flash sales, i siti di vendite private. Mi viene in mente nell'immediato Privalia, probabilmente molti abbiamo fatto acquisti su questa piattaforma Privalia, dove in realtà gli iscritti hanno la possibilità di accedere con una tempistica limitata e ristretta a delle super offerte su alcune tipologie di beni prodotti da alcuni marchi anche di importanza. Però questo, dicevo, è l'e-commerce puro, cioè quelle tipologie di attività che fanno solo e esclusivamente del canale online il loro canale di vendita. Ma non è l'e-commerce, non è solo questo. Le imprese tradizionali, e soprattutto, diciamo, l'attività in questo periodo di pandemia, hanno dato impulso, incentivato, stimolato le imprese tradizionali ad affiancare al loro canale offline, possiamo definire così, al negozio fisico, anche un canale online. Ed è proprio da qui che, ricollegandomi a quanto aveva già detto sia Marianna che Rachele, nasce l'esigenza di dare un sostegno a questo processo di omnicanalità e soprattutto di accostare a un canale, quindi privato, offline, al negozio fisico, questo canale elettronico. Vorrei solamente, se posso, giusto in 5 minuti, dire solamente perché un'impresa dovrebbe tecnicamente accostare questo canale online a un canale tradizionale. Le motivazioni possono essere diverse. Tendenzialmente un canale online, un'attività di commercio elettronico, permette di dare una spinta, quindi di dare un impulso positivo ai ricavi dell'impresa. Per una serie di ragioni che sono connesse sicuramente all'opportunità che un canale elettronico, quindi una piattaforma di un commercio online, permette di ampliare l'area geografica del mercato di riferimento. Un'attività tradizionale, ipotizziamo ad esempio un'attività, un negozio di abbigliamento che ha un negozio fisico, tendenzialmente ha un'area, una platea di utenti che è piuttosto limitata, probabilmente anche all'ambito territoriale. L'apertura di un canale invece online permette sicuramente di avere probabilmente nessun limite geografico alla possibilità di attirare a sé clienti, potenziali clienti. Ma al di là del contesto geografico vi è anche un discorso di temporale,
perché generalmente un negozio fisico è strettamente collegato ad un orario di apertura e chiusura, quindi con delle attività di apertura al pubblico piuttosto limitate. Un canale online invece tendenzialmente è aperto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, quindi un incremento, un'opportunità, cioè sicuramente delle potenzialità di incremento del fatturato potrebbero essere ricollegate all'estensione del mercato geografico e temporale. E dico, mi permetterei anche di dire che sicuramente l'utilizzo di un canale online permette e dà l'opportunità all'impresa anche di sperimentare delle soluzioni alternative. Oggi, per esempio, sono molto frequenti, insieme all'attività vera e propria di vendita, quello che viene definito in termini tecnici, le cosiddette attività di cross and upselling. Cioè, capita spesso se chi fa acquisti online, soprattutto, che nel momento in cui effettua l'acquisto di un determinato articolo, pensiamo per esempio, viene in mente l'acquisto di un telefonino, di un cellulare, al momento dell'acquisto la piattaforma ci dà l'opportunità, ci consiglia, tra virgolette, di associare l'acquisto del cellulare a anche un accessorio. Si pensi per esempio alla cover, alla copertina protettiva del display. E questo, dico, è un input che in alcuni casi sicuramente ha un ritorno, perché l'acquirente in quell'istante magari aveva iniziato a fare il suo acquisto solo esclusivamente per il cellulare, si trova in quel momento a vedere l'immagine o l'opportunità di acquistare anche una cover associata, e probabilmente il suo desiderio di acquistare sarà ovviamente stimolato da questa attività, anche da queste campagne di marketing che poi sono implicite all'interno dei processi di acquisto. Però dico, al di là dei ricavi, che sicuramente è una delle variabili fondamentali, bisogna anche evidenziare che ci sono due altri aspetti fondamentali a mio avviso. Uno è associato all'opportunità di ridurre i costi soprattutto di disintermediazione. Mi viene in mente l'idea di un grande negozio che vende elettrodomestici. Ovviamente l'acquisto di un elettrodomestico che ha grandi dimensioni richiede necessariamente, se il soggetto si reca sul negozio fisico, ha la necessità poi di garantire il trasferimento di questo elettrodomestico magari a sue spese, oppure diciamo con delle esigenze un po' più specifiche. Ovviamente non può acquistarlo direttamente dal produttore, ma necessita di un intermediario. Se invece può fare l'acquisto direttamente sul sito online del produttore, questo gli permetterebbe di bypassare la sfera dell'intermediario. E infine, dico, un altro aspetto che sicuramente noi avremmo tutti quanti considerato, che è la facilità con cui un acquisto online permette di effettuare i confronti, soprattutto di verificare con molta più accuratezza quelle che sono le specifiche tecniche degli articoli, effettuando ovviamente anche delle disamine, delle comparazioni tra diverse opportunità sul mercato. E ritornando al discorso delle imprese, sicuramente non è da meno anche la possibilità, attraverso l'utilizzo di un canale online, di migliorare quello che noi, diciamo, del settore chiamiamo il capitale circolante, il capitale fisso di un'impresa. Perché un canale online permette all'impresa di centralizzare le scorte. Per fare un esempio, per comprendere meglio, cioè, supponiamo un'impresa che produce dei tapirulan. Se ovviamente volesse vendere questi tapirulan col canale tradizionale, sarebbe necessario che ogni negozio della catena avesse al suo interno un tapirulan. Tapirulan è un oggetto che è particolarmente, non solo ha un valore anche in alcuni casi abbastanza importante, ma anche a livello di volume è abbastanza consistente. Quindi ipotizziamo che questa impresa voglia utilizzare il canale tradizionale. Per garantire la vendita, quindi per promuovere il prodotto, dovrebbe avere un articolo all'interno di ogni negozio fisico. Questo gli comporterebbe avere delle stock di giacenze di magazzino importanti e molto vicine, in prossimità ai punti di sbocco. Il canale online permette di centralizzare sicuramente all'interno di un magazzino ovviamente unico le scorte di questo prodotto. L'acquisto online attraverso i canali, la logistica, le reti distributive permette poi di garantire la distribuzione di questo prodotto in qualsiasi parte di tutta il contesto geografico di tutta l'Italia, se parliamo ovviamente del caso italiano. E per concludere, poi passo la parola nuovamente a te Davide, ricollegandomi al concetto di omnicanalità e ovviamente a questa breve digressione che ho voluto offrire sul tema degli operatori pur player, quindi solo esclusivamente canali online e quelle tradizionali, vorrei dire che la tendenza odierna da parte delle imprese è sicuramente quello di sviluppare un processo di multicanalità, ossia quello cioè di andare a sfruttare le diverse modalità in cui si può configurare un mercato elettronico. Quindi un sito proprio,
che sicuramente presenta alcuni elementi di disincentivo, un elevato investimento infrastrutturale, sicuramente la necessità di costi, di pubblicità, di promozione del sito, che risultano essere particolarmente importanti, soprattutto quelle che noi si chiamano in termini tecnico, diciamo, il traffico, cioè generare traffico sul proprio sito internet è abbastanza costoso, richiede degli impegni e degli investimenti non indifferenti, ma ci vuole anche un team, che un'impresa ovviamente creando un sito proprio, quindi una propria piattaforma, deve necessariamente istruire, formare affinché possa seguire tutti i processi della gestione del canale online, nonché degli aggiornamenti continui che sono necessari ovviamente sul portale sia per le scorte ma anche per dare impulso poi a quelle che sono anche le tendenze del momento e quindi promuovere i propri articoli in base anche alle esigenze del mercato. Accanto a questi canali non di rado di quelle imprese sfruttano altre potenzialità, le flash sales come abbiamo detto prima, il canale per esempio Privalia, oppure i canali delle grandi marketplace, il couponing, cioè ad esempio Groupon è uno o altro dei meccanismi con cui molte imprese oggi si stanno avvicinando, hanno aperto diciamo le loro vetrine al canale elettronico tramite ovviamente delle promozioni particolari che vengono effettuate in un periodo di tempo ben stabilito, generalmente coincidente con quelle fasi della propria attività dove la richiesta del prodotto è meno importante, quindi per l'attività ristorativa ad esempio un giorno settimanale in cui studiando e analizzando i flussi di accesso nei locali risulta esserci poca presenza, l'utilizzo per esempio di uno strumento quale Groupon o un sito di couponing potrebbe dare l'opportunità di avere un afflusso maggiore sicuramente e coprire in quei periodi anche diciamo, la propria attività commerciale. Quindi fatto questa breve diciamo, considerazione che volevo con immenso piacere condividere con tutti quanti, io restituisco a te di nuovo la parola a Davide per diciamo, dare l'opportunità agli altri partecipanti di fare delle considerazioni ulteriori. Grazie. Grazie a te, Dario. Hai fatto un excursus a 360 gradi sul settore e-commerce con alcuni punti che secondo me possono portare anche alla discussione, a approfondimenti, perché effettivamente sono complessi, quindi ti ringrazio molto per la panoramica generale. E prima di passare la parola ad Antonio, così entriamo un po' nel vivo della conversazione, volevo agganciarmi a tuo discorso e fare un ragionamento sul fatto che l'e-commerce, per cause... Non so se sapete che l'e-commerce negli ultimi 10 anni è cresciuto organicamente del 10-15% ogni anno, quindi comunque è un settore dove per alcune caratteristiche sue funzionali, che Rosario ha toccato fondamentalmente, è digitale, è misurabile, è completamente controllabile, ha alcuni elementi di processo che sono più economici che rispetto alle attività nel mondo fisico reale che ci circonda, lo ha portato a diventare sempre più utilizzato in molti contesti, in alcuni ambiti sapete benissimo che addirittura cambiato il modo con cui ci relazioniamo ad alcuni prodotti, ad alcuni servizi rispetto ad una volta, pensate ai viaggi solamente, adesso è un po' che non viaggiamo ma il mondo dei viaggi è completamente digitalizzato. Ma la cosa interessante che misuravamo anche come Foricom è il fatto che negli ultimi anno e mezzo l'e-commerce è cresciuto volente o nolente del 70% come utilizzatori, perché obbligati a dover stare distanziati e quindi fare attività di ordini e di consegne a domicilio, tante persone che magari non avevano bisogno di approcciarsi alla tecnologia o all'online hanno dovuto farlo per forza. Cos'è successo? È successo che le persone che si sono collegate online, hanno cominciato a utilizzare servizi online, si sono anche abituate ad alcuni dei vantaggi che hanno online, anche degli svantaggi ma anche dei vantaggi. E quindi sono tutti utenti, in Italia si parla di 3 milioni di nuovi utenti nel 2020, che sono diventati clienti di servizi online e che non sarebbero mai diventati in così poco tempo senza appunto questi elementi di difficoltà che hanno portato la popolazione a utilizzare i servizi online, tra virgolette per fortuna che c'erano i servizi online, perché sennò ci sarebbero state conseguenze più gravi sull'approvvigionamento, su alcuni tipi di attività anche lavorative che abbiamo svolto, pensate allo smart working, pensate a webinar come questo che una volta bisognava fare per forza in presenza e Catania non è proprio raggiungibilissima da tutta Italia come invece Zoom. Quindi il tema è il tema, con la I maiuscola, perché nei prossimi anni continueremo a rafforzare i titoli che oggi stiamo
dandovi come prima introduzione. Ed è molto interessante anche vedere come si evolve, come cambierà e come continuerà a rafforzarsi sia la tecnologia che i processi che la governano. Questo per introdurre una persona che ne sa sicuramente tantissimo più di me ed è il CMO di Paradigma. Antonio, a te la parola e in bocca al lupo per continuare questo argomento così affascinante. Grazie. Ma anche complesso. Grazie Davide, grazie. Sì, diciamo che Rosario ha fatto un bel excursus su tanti temi che effettivamente ormai approfondiamo anche insieme. Io quello che vorrei che magari fosse anche una chiacchierata, quindi io introdurrò un po' di temi, se avete qualcosa, delle domande, vogliamo approfondire, lo facciamo anche insieme perché è importante, per non far annoiare chi diciamo ci sta ascoltando. Allora, vi racconto chi sono io, così diciamo vediamo un pochino il mio percorso. Io sono appunto, mi vedete giusto? Sì, ok. Sono il fondatore di Paradigma, una società nata nel 2014. Nasciamo dal mondo startup. Quando Marianna prima ha detto vado Startup Italia, è un pezzo del cuore nostro, nel senso che ne abbiamo fatto parte come i miei soci dell'organizzazione del progetto di Telecom Italia qui a Catania, che gestiva per il Sud Italia l'acceleratore Working Capital. Quindi questo è il nostro background, che poi applichiamo non solo al mondo startup, ora vediamo anche insieme, ma anche magari in realtà molto, molto importanti, facciamo consulenza digitale. Io sono un product owner, siamo un team oggi di 30 risorse in Sicilia e 5 collaboratori in giro per l'Italia. Ci occupiamo di design, di marketing e di sviluppo software, che è il core principale. Quando parlo di sviluppo software, che è poi un po' legato a quello che vedremo, approfondiremo dopo, è la realizzazione di web app, mobile app, e-commerce, sia realizzato in maniera custom oppure partendo da CMS, che spesso sono, ora vediamo anche insieme qualche esempio, ho voluto fare qualcosa di anche pratico, sono strumenti che permettono di accedere, diciamo, appunto magari canali più semplici di realizzazione per accedere alla vendita online, come diceva prima Rosario, partendo ovviamente da un'esigenza di base. Sono anche, siamo parte, diciamo, come Paradigma di una realtà che si chiama Steve Jobs Academy, che è una realtà poco conosciuta in Italia come tipologia, perché sono le ITS. Le ITS sono istituti tecnico superiori, post diploma, quindi giovani che magari hanno bisogno, vogliono accedere a una formazione un po' più pratica, quindi diciamo per poter entrare nel mondo del lavoro un po' più velocemente rispetto al mondo universitario, decidono di intraprendere questa formazione. Io sono un docente di digital marketing, che è la mia branca, e devo dire che è il nostro, diciamo, il bello di lavorare sempre con i ragazzi giovani, subito formarli, li aiutiamo a comprendere come sta cambiando continuamente il mondo del lavoro. Quindi ogni anno veramente anche il percorso di studio cambia, perché escono nuovi framework, escono nuove tecnologie, anche, diciamo, gli strumenti che noi oggi conosciamo dopo pochissimi mesi evolvono, quindi è un lavoro veramente costante che bisogna fare, sia nel percorso di formazione, ma poi la formazione continua anche in azienda. Faremo una carrellata, vediamo un po' di dati, abbiamo visto già i dati sul mondo e-commerce, quindi non mi fermerò troppo perché non voglio tediare nessuno, è semplicemente per fare alcuni passaggi, come ha detto Davide prima, legati anche a come è evoluto nell'ultimo anno anche il mondo degli e-commerce. Quindi diciamo i dati legati ai settori in cui si è venduto di più e altri invece cui si è venduto di meno, come per esempio il mondo travel. E faccio un accenno velocissimo su cos'è una lead generation, perché è legata un po' alla base del digital marketing, collegate poi ai canali che vedremo insieme, che sono landing page, website ed e-commerce, diciamo tre canali web che permettono alle aziende, ma anche ai singoli professionisti, di poter diciamo, raggiungere i propri utenti e vendere i propri servizi o prodotti. Allora, lascio qui i link, perché appunto queste slide poi saranno condivise con il nostro pubblico. Sono due report importanti realizzate quest'anno, all'inizio dell'anno, da We Are Social e Hootsuite, che ogni anno realizzano un report globale e poi anche specifico per l'Italia sul mondo del digitale. Diciamo, in questo momento nel mondo siamo quasi 8 miliardi, più di 4 miliardi e mezzo di noi sono collegati a internet e quasi 4 miliardi e mezzo, quindi quasi tanto quanto utilizzano i social media.
Quindi c'è un dato molto importante che cresce, come diceva Davide, veramente una velocità bestiale, soprattutto anche sul mondo e-commerce. E qui ho scelto una slide di, diciamo, uno spaccato sul fatturato. Ad oggi il fashion a livello globale è quello che è movimento maggiormente, però in realtà qui c'è un dato, poi abbiamo viaggi, elettronica, cibo, eccetera, eccetera, c'è un dato importante perché c'è stato un po' di cambiamento l'anno scorso. Infatti il travel in realtà ha perso più del 50% del proprio fatturato a livello sempre globale, perché ovviamente il 2020 è stato un anno, questo è un dato del 2020, veramente catastrofico, quindi anzi in realtà inizialmente pensavo fossero anche maggiori, però i dati poi alla fine magari ci hanno aiutato a vedere uno spacco differente. È cresciuto tanto il mondo del food, l'ha detto prima anche Davide, Rosario ha accennato, cioè è cambiato il nostro approccio al consumo. Quindi tutto quelli che sono anche i servizi di delivery, perché noi siamo abituati a stare a casa ormai costantemente, magari fino a pochi giorni fa, ordinare un pranzo-cena, qualsiasi cosa a distanza, è cresciuto tantissimo e ha permesso un cambiamento rispetto all'approccio classico, cioè è cambiato anche il target, perché il target prima era molto più giovane, oggi è diventato molto più, diciamo, si è allargato moltissimo, perché anche un utente che precedentemente era restio, poteva acquistare in maniera differente offline i propri prodotti, veramente mio padre ha dovuto imparare a utilizzare prodotti, aziende come Amazon, quindi servizi di questo tipo, e poi con la scusa di essere obbligato a farlo, rimane magari intrappolato da questi servizi di una buonissima qualità, quindi diciamo sia la logistica, sia il servizio di customer care che ha citato anche Marianna prima, anche Rachele in realtà, che cioè fondamentale, per cui la fidelizzazione è molto importante. Quindi ok, l'utente che per la prima volta lo utilizza questi strumenti, uno o più ovviamente, ne ho citati alcuni, invece è fondamentale lavorare con questi servizi paralleli per accompagnare l'utenza all'utilizzo costante. Prima Rosario diceva anche il tema di cross upselling, è importantissimo. Oggi siamo, quando noi cerchiamo un prodotto online, faccio l'esempio di Amazon, diciamo come esempio più ampio, però poi veniamo continuamente ricercati attraverso gli altri strumenti, quindi vado su qualsiasi social network, mi viene condiviso un contenuto sponsorizzato perché ho fatto quella ricerca, ho messo quel prodotto nel carrello, oppure perché io vengo tracciato attraverso i cookie, in modo da vendermi un prodotto alternativo o fare un cross-selling, quindi la cover di cui parlava Rosario prima. Ho comprato il mio tablet, ti spingo a comprare altro. Quindi questo è un lavoro costante da chi fa il nostro mestiere, quindi dietro le quinte, e poi ovviamente l'utente viene continuamente bombardato. Quindi i canali sono tantissimi. Ora cerco di aiutare magari le imprese o i singoli professionisti che si vogliono avvicinare a questo mondo a capire come farlo, cioè come fare a raggiungere gli utenti. Che è uno dei problemi più grandi che diciamo abbiamo, perché i canali sono tanti, ma siamo così tanto bombardanti che non è molto facile. Allora, il primo tema che voglio smarcare è cos'è una lead generation, cos'è un lead e cos'è, diciamo, una generazione di contatti. Un lead è un contatto e la lead generation è un insieme di attività di marketing che sono finalizzate a generarlo. Quindi è la prima base, quello che da cui si parte per poi immaginare la vendita. Quindi la vendita, lo step precedente è proprio la generazione di contatto. Ancora precedente è quello che ha detto Rosario prima, che è la generazione di traffico, che è il primo step che noi facciamo per portare gli utenti sui nostri canali, qualsiasi essi siano. Quindi il lead è una persona che entra a far parte della tua lista di contatti, che poi tu lo lavorerai in qualsiasi modo sia, hai scelto sulla base della tua strategia, che può essere fatto generazione online, ma anche offline. Quindi possiamo immaginare offline un evento dove raccogliamo i contatti di persone che sono interessate ai nostri servizi, perché abbiamo proposto uno sconto, perché abbiamo posto un contenuto di qualità, per esempio il webinar a cui stiamo partecipando, eccetera, o un ebook. Per esempio, raccolgo il contatto e poi il contatto viene gestito. Cosa vuol dire il contatto? Vuol dire nome, cognome, mail, ma basta spesso e volentieri questo genere di informazioni. Possiamo approfondire con numero di telefono, preferenze, anagrafiche più ampie, però più chiediamo e più è difficile che l'utente magari in un primo step sia a disposizione, no? Nostra, quindi che effettivamente compili tutte queste informazioni. Dipende cosa gli diamo in cambio. Non scendo troppo nel dettaglio, semplicemente per capire un pochino insieme. Quindi io ho l'obiettivo di generare un contatto perché mi interessa non il contatto in sé, ma la vendita.
come faccio? Qual è la strategia? Possono essere mille le possibilità. Prima dicevo canali offline, ma anche online, ovviamente, insieme è molto, fondamentale lavorare, soprattutto per attività locali, no? Perché hanno la possibilità di portare del traffico nel proprio negozio. In questo, fino a questo momento hanno avuto difficoltà, Covid, pandemia, eccetera, eccetera, ci ha messo veramente in grave crisi, però non vuol dire doversi fermare, ma ci sono alternative. Quindi immaginare una strategia che permetta di attirare l'utente, di convertirlo in un lead e poi di chiudere, quindi effettuare la vendita, è la base. Può essere più o meno complesso. Ora, vorrei introdurvi sui canali che possono essere utilizzati, oltre appunto alla parte di marketing, sui canali che possono utilizzare per atterrare, quindi l'utente viene attratto, atterra dove? Dove atterra, diciamo, per essere convertito in un contatto e poi in un cliente? Atterra su vari strumenti. Uno di questi qua può essere una pagina atterraggio. Quindi anche questa può essere uno strumento semplice da realizzare senza un investimento economico eccessivo per fare dei test. Perché spesso e volentieri immagino una piccola realtà locale o meno, si chiede, devo fare investimenti, prima Rosario lo diceva, devo fare investimenti importanti per fare traffico, però magari meglio testare con delle semplici pagine atterraggio qual è il vantaggio, no? La soluzione che tu proponi e vedere se il flusso funziona, perché meglio investire magari sulla parte di marketing e poi successivamente invece far evolvere il proprio prodotto. Quindi anche una landing page spesso e volentieri che spiega quali sono i servizi o i prodotti ti permettono di dare un valore all'utente e magari appunto come dicevo prima dare un premio in cambio del mio contatto che poi permette di approfondire la relazione, magari arriva una vendita da una parte dell'azienda ma anche una soluzione a un proprio problema dalla parte dell'utente, perché il ragionamento è sempre quello. Cioè non dobbiamo pensare solo a che io sto vendendo, ma io azienda voglio risolvere un problema, risolvo un'esigenza. Come farla realizzare? Prima dicevo, non per forza si deve immaginare di fare un investimento immediatamente eccessivo, quindi perché magari blocca giustamente una realtà più o meno piccola che sia. Ci sono tanti strumenti, Instapage o WordPress, possono essere anche degli strumenti, sono professionali, ma possono essere utilizzati anche a chi non è un professionista per comprendere anche meglio le proprie esigenze. Poi ovviamente affidarsi a chi fa questo di mestiere è probabilmente l'approccio magari successivo, perché si è chiarito le proprie esigenze anche soprattutto di business e poi magari si va su qualcosa di un prodotto più professionale. Poi ci sono tutta una serie di automazioni che si possono immaginare. Io prima vi parlavo di raccolta del contatto, ma questo contatto va gestito, no? Va gestito magari nell'attività di mail marketing. Ci sono gli strumenti che si possono utilizzare, MailChimp e MailApp sono due abbastanza utilizzati. E poi un altro terzo suggerimento è quello di comprendere continuamente come l'utente si approccia a una pagina web, qualsiasi sia. Ora vediamo una landing page, ma vedremo anche altre piattaforme un po' più complesse. E uno di questi, per esempio, è Hotjar, che con le sue mappe di calore vi permette di capire se l'utente si perde nella navigazione, anche di una semplice pagina di atterraggio che è magari abbastanza lineare, e così da comprendere come condividere informazioni con più facilità e aiutarli a capire effettivamente qual è la soluzione che state proponendo. E un esempio, un nostro cliente, un progetto che abbiamo seguito per tanti anni, che è evoluto tantissime volte con gli strumenti che dicevo prima e altri, è per esempio una landing page B2B che abbiamo realizzato con un'azienda che si chiama It's Ready, è una società con cui lavoriamo da molti anni, è basata su Milano, lavora in tutta Italia. Loro hanno digitalizzato il concetto di mensa diffusa, quindi praticamente permettono alle società di dare un servizio ai propri clienti, ai propri dipendenti, semplificando l'esperienza utente e offrendo tantissimi ristoranti, non solo una porzione piccola, con un'applicazione mobile, loro l'abbiamo anche insieme, una web app, e soprattutto il ragionamento a cui siamo arrivati dopo un po' di esperienza pratica sul campo è la realizzazione di alcune landing page dedicate alle aziende. Quindi offriamo il servizio, lo spieghiamo, e l'obiettivo è quello di raccogliere il contatto, il lead. Di chi? In questo caso B2B, quindi vuol dire aziende che possono usufruire questo servizio, offrirlo ai propri dipendenti, che è un servizio di appunto gestione dei buoni pasto, e l'utente lo può fare attraverso un'applicazione che ti permette di fare takeaway, quindi
prenotare il tuo pasto, ristorante, pranzo, cena che sia, e andarlo a ritirare quando è il momento, diciamo, è pronto al momento giusto. Quindi ottimizzare i tempi, ma soprattutto della pausa pranzo, che spesso e volentieri nelle piccole, anche nelle grandi città, diciamo, i tempi sono stretti e spesso e volentieri in quegli orari specifico, diciamo, c'è bisogno di, diciamo, essere veloci e soprattutto non perdere quell'oretta, mezz'oretta in fila. E questo è solo un esempio. Un altro esempio che voglio far vedere è la parte di e-commerce. Gli e-commerce non sono per forza, cioè possono essere anche appunto le applicazioni, come dicevo prima, le applicazioni delivery, oppure un prodotto di questo tipo che è un'applicazione per il takeaway di cibo, anche questo è un e-commerce. Cioè un utente ha un'esigenza, trova una soluzione, fa l'acquisto. In questo caso, diciamo, non c'è una parte di consegna, ma viene, l'utente va lì a ritirare il cibo, nel caso di delivery viene invece consegnato, quindi c'è la parte di rider. Quindi questi sono semplicemente esempi e vengono realizzati attraverso una web app e una mobile app che sono state realizzate ad hoc, quindi sono custom. Abbiamo imparato in questi 5 anni di collaborazione qual è l'esigenza dell'utente finale e il prodotto è evoluto. Quindi il prodotto non si fa una volta, rimane questo per 10 anni, ma deve evolvere sulla base delle esigenze di business e l'esigenza, diciamo, dell'utente finale. Un altro esempio che voglio farvi vedere è un progetto che abbiamo seguito. Invece, in questo caso, abbiamo utilizzato un CMS, WordPress, che è un CMS, come ho citato prima, molto conosciuto, che è stato completamente customizzato sulle esigenze dell'azienda. In questo caso l'azienda è sempre un'azienda di food, non è un e-commerce, è un website, ma l'approccio all'e-commerce. Quindi generiamo traffico attraverso campagne marketing, portiamo l'utente su una serie di pagine atterraggio sul sito stesso, c'è un wizard d'acquisto, il wizard porta poi ai partner di delivery, perché l'obiettivo è quello di acquistare il cibo, in questo caso, quindi non viene venduto in maniera automatica, ma il processo è molto simile a quello di un e-commerce. Voglio fare diciamo, questo esempio perché noi siamo partiti da un precedente sito realizzato 1 anno e mezzo fa, abbiamo lavorato, come vi accennavo prima, con Ogger, abbiamo compreso con le mappe di calore quali fossero i problemi degli utenti e l'abbiamo risolto con un prodotto nuovo. Questa cosa avverrà probabilmente anche tra un po', perché il business cambia, le esigenze degli utenti cambiano, veramente il Covid è cambiato, proprio le dinamiche anche sul sito stesso che è stato realizzato, diciamo, in quel frangente è cambiato, quindi comunque gli orari cambiano, i menu cambiano, l'esigenza, diciamo, dell'azienda che cresce nel frattempo cambia, e quindi questo, diciamo, la possibilità attraverso anche un CMS è quello di essere molto più flessibili, anche non tecnicamente. Un altro e-commerce che vi voglio far vedere, sempre realizzato con WordPress, invece è appunto un e-commerce vero e proprio, questo è un prodotto che vende biciclette, ha un'importante quantità di prodotti, soprattutto di accessori, e viene gestito nell'integrazione con, per esempio, i gestionali di un'azienda italiana che si chiama Team System, che è Danea. Molto utilizzato anche nella gestione dei magazzini, diciamo, fisici. Si può integrare con gli e-commerce, quindi questo è gestito. Ha tutto il sistema di pagamento di cui parlavamo prima, quindi paghi con carta di credito, paghi con PayPal, puoi pagare anche prima Mariano lo diceva, con contrassegno, perché per esempio in Italia è veramente molto richiesto da parte degli utenti, può essere gestito in questo modo. Addirittura abbiamo attivato un sistema anche di finanziamento, perché in questo caso il prodotto ha un costo mediamente alto e quindi gli utenti avevano l'esigenza di poter pagare anche online con sistema di finanziamento. Quindi questi sono, cioè il prodotto tecnologico si adatta assolutamente alle esigenze del business, che è cresce col business, questo è un po' il ragionamento. Voglio farvi vedere come ultimo esempio, un progetto che invece è andato male. Quindi questi sono quelli che ho raccontato fino ad oggi, sono progetti di successo. Un progetto invece che aveva tutte le carte in regola per essere di successo, ma che purtroppo è andato male e che è importante anche da secondo me, è questa piattaforma che si chiama Bellera. Era un e-commerce verticale sul Natale. Era stato il primo e-commerce verticale sulla vendita di prodotti Natale, c'era un sistema di configurazione dell'albero di Natale che potevi customizzarti come volevi, è stato realizzato attraverso un altro CMS che si chiama Magento, aveva una quantità importante di prodotti, stiamo parlando di circa 30.000 prodotti, e ha fatto circa 2 anni, ha avuto 2 anni di vita, non è andato avanti perché il costo di acquisizione del singolo utente, nonostante l'investimento era importante, quindi il team dietro, c'è un team di marketing molto competente, erano così alti che non conveniva rispetto al margine generato dalla vendita del prodotto.
Quindi considerate che il primo trimestre di vita, da settembre a dicembre, ha fatto circa 500.000 di fatturato. È stato con un investimento diciamo importante ovviamente di marketing, anche di tecnologia, perché abbiamo realizzato appunto un prodotto, diciamo che appunto poco fa dicevo prima anche il tema, per esempio, della configurazione dell'albero monetario, potevi costruirti il tuo albero che volevi, quindi l'esperienza era molto particolare, era l'unico in questo momento, in quel momento in Italia, non so ora se ne sono nati altri, però il costo di acquisizione è così alto rispetto allo scontrino medio, diciamo l'acquisto medio, che il business non era sostenibile. E quindi, nonostante c'erano tutti i parametri giusti, l'azienda ha deciso di non continuare. E purtroppo fa parte del gioco. E io non sono stato abbastanza prolisso, ma ho concluso il mio intervento. Se posso, vorrei anche in questo caso fare un intervento a margine, certo, chiedendo anche il supporto sia di Rachele che di Davide, proprio ricollegandomi all'analisi che Antonio ci ha fornito, cioè la creazione di uno strumento di e-commerce, quindi di un canale online, sicuramente è da parte delle imprese è uno degli aspetti molto molto articolati, è uno degli elementi che presenta delle peculiarità, delle criticità anche specifiche, perché dico, se volessimo analizzare un po' l'andamento dell'e-commerce per le imprese, devo dire che al di là di casi in cui, come dicevamo, la possibilità da parte delle imprese di fare importanti investimenti nelle infrastrutture e nel generare traffico, come abbiamo già definito Antonio, sicuramente nei casi invece delle piccole realtà, delle microimprese, le difficoltà che sono emerse riguardano proprio nello specifico la capacità di investire delle somme nell'elaborazione di un'attività di e-commerce. Tant'è vero che per le piccole imprese il processo di apertura verso un canale online è quasi nella stragrande maggioranza dei casi passato attraverso un marketplace, proprio per la facilità che il marketplace ha di generare questo traffico, non solo, ma di risolvere quelle che sono le criticità specifiche per chi vuole implementare un'infrastruttura del genere. E mi riferisco ovviamente alla creazione di una rete distributiva, che è un elemento non indifferente, ma che porta ovviamente a chi vuole avviare un'attività di e-commerce definire quali sono i canali per la distribuzione dei propri prodotti. Non solo, ma un'altra fase critica e particolarmente significativa, che probabilmente sarà capitata a tutti coloro che si sono avvicinati e hanno effettuato degli acquisti online, è la fase del pagamento. Cioè la gestione del flusso di pagamento è uno degli elementi abbastanza critici, e soprattutto per chi si occupa, come Antonio nel caso specifico, di creare queste tipologie di piattaforme, è una fase particolarmente delicata. Perché? Perché chi compra proprio in quel momento, poiché deve fornire dei dati abbastanza sensibili e personali, pensiamo al semplice fatto di digitare gli estremi della carta di credito, di dare i codici, cioè si aspetta che la piattaforma in quel momento sia abbastanza semplice, rapida e che non dia delle disfunzioni improvvise, perché questo fa generare nella mente di chi sta acquistando delle perplessità, che in alcuni casi potrebbe un po', diciamo, portarlo anche a non concludere l'acquisto per la paura che probabilmente il processo possa generare una diffusione di dati che invece non si vorrebbero divulgare. Non solo, ma il terzo aspetto che secondo me è importante, qui Rachele sicuramente ci può dare il suo contributo, è la fase della consegna. Una delle criticità per chi gestisce un'attività di e-commerce e uno dei costi secondo me più importanti è la fase della consegna, perché Rachele, il tuo contributo, cioè il problema, il classico problema delle cosiddette consegne fallite, le figlie, infatti questo è diventato una cosa molto importante per l'e-commerce. E infatti una delle criticità è proprio questo, perché ovviamente lo sviluppo di un'attività di e-commerce ha tanto più successo quanto le aspettative sui tempi di consegna vengono rispettate. Cioè quando io compro da Amazon o da una piattaforma e mi viene fornita una data indicativa di consegna, io già nella mia mente come acquirente immagino che in quel giorno riceverò questo famoso pacco con l'acquisto che ho effettuato. Dei ritardi sulla consegna generano per me, diciamo, un'insoddisfazione come acquirente, e quindi
A volte anche una sfiducia, a volte anche una sfiducia nei confronti dell'e-commerce che ti ha venduto. Esatto. Per cui dico anche questo profilo, cioè chi elabora un e-commerce, anche il profilo di andare a definire, e ovviamente dico con in questo caso affidare a una logistica specifica la fase della consegna, risulta essere particolarmente determinante. Io dico, immagino, dico, le difficoltà che spesso chi si occupa appunto delle consegne riscontra ogni volta tenta di fare una consegna a casa di un privato, non trova il privato a casa e deve riprogrammare nuovamente la consegna. Ma infatti adesso stanno nascendo con costi una serie. Esatto. Quindi dico, anche in questo caso, dico, non so se volevi diciamo fare delle precisazioni, Rachele. Dico... No, stavo dicendo che sono nati appunto per questo dei fermo point, che sono dei posti dove comunque l'autista può lasciare la merce, perché la gente lo vuole ricevere subito pur non essendo a casa. Esatto, infatti dico, non a caso dico anche, se vogliamo ricollegarci sempre all'esempio tipico che è Amazon, si sono sviluppati i cosiddetti hub di Amazon presso dei centri commerciali o dei negozi, delle attività che sono aperte magari durante tutta l'arco della giornata e che quindi permettono all'acquirente di ritirare il pacco in funzione di quella che è la sua disponibilità, evitando di aspettare diciamo a casa che questo pacco arrivi. Ma non solo, dico, ci sono casi, esempi in Europa, soprattutto in Germania, di nuove modalità proprio che sono legate a questa tipologia di gestione della consegna. Il corriere piuttosto che invece di lasciare il pacco presso il domicilio, quindi provare a rintracciare il privato, ad esempio, potrebbe lasciare queste consegne sfruttando quelle che sono il parcel room, cioè delle piattaforme o delle strutture che sono presenti presso o grandi parcheggi o grandi centri commerciali, delle vere e proprie cassette di sicurezza. I dockers. Anche da noi ci sono. Anche sì, sì. Se posso aggiungerti una cosa, su questo, noi stiamo lavorando in questo momento con un'azienda del Sud Italia, in provincia di Bari, molto con questa società che lavora con grandi realtà, che ha realizzato un suo prodotto. Loro fanno in realtà automatismi per i sistemi di magazzino, quindi industriali. Però dalla loro tecnologia... hanno realizzato un prodotto proprio come fosse un piccolo hub di un magazzino, perché ottimizzano molto bene gli spazi per rispondere a queste esigenze, sia per chi si occupa della logistica, che ha bisogno di diciamo, un hub per poi far fare un pick up point poi per i propri clienti, ma sia anche per esempio tutta la parte di dark store o temporary store, che magari in realtà che hanno bisogno di testare il mercato, non diciamo specifico, una città, un paese, eccetera, eccetera, non vogliono fare un investimento importante, lo fanno in maniera che l'utente diciamo possa trovare quei prodotti, loro non fanno investimento importante, l'utente li trova con facilità e con costi magari più bassi. E devo dire che il progetto è molto interessante, lo stiamo sviluppando, proprio abbiamo fatto un primo pilota, è molto diciamo una bella opportunità, perché unisce tanti di questi temi che stiamo dicendo noi, e-commerce, la parte di logistica, la parte di anche di prossimità, cioè l'utente non lo vuole subito, però magari non c'è, e quello potrebbe essere una soluzione. Non solo, ma dico, io se posso aggiungere anche, dico, ci sono in Europa altri esempi di altre diciamo modalità, anche un po' in alcuni casi particolari. Per esempio in Germania è stata sperimentata la consegna dei pacchi tramite dei droni, cioè tecnicamente questo è un sogno. Viene diciamo pianificato, quindi stabilito un arco orario in cui viene effettuata la consegna presso per esempio il giardino dell'acquirente, e diciamo, un drone che effettuerà direttamente la consegna all'interno dell'immobile, se non che diciamo ovviamente questo permette una maggiore flessibilità, ma sicuramente dico una innovazione abbastanza importante. Oppure dico, mi vengono in mente anche i casi delle cosiddette crowdsourcing, cioè cosiddette piattaforme private dove i veri e propri privati si mettono a disposizione, soprattutto nei periodi di grande intensità degli acquisti, quindi Black Friday o Natale. Ci sono veri e propri privati che si mettono a disposizione delle proprie piattaforme e garantiscono, smaltiscono, quindi aiutano i famosi corrieri, che in quei periodi ovviamente sono abbastanza intasati per le tantissime consegne da fare, li supportano e quindi si occuperanno personalmente, quindi come privati, di effettuare, di garantire la consegna a qualsiasi orario del pacco che è stato acquistato. Quindi dico, solo il mio intervento voleva, diciamo, a fianco alla tua disamina sulla creazione di una piattaforma, voleva proprio, magari a chi ci sta ascoltando, dare dei riferimenti su quelli che possono
possono essere alcuni elementi che meritano di essere sicuramente attenzionati per chi si appresta a creare una piattaforma. Quindi il sistema di pagamento sicuramente, la gestione di una rete distributiva e sicuramente la gestione delle consegne. Oltre ovviamente al tema che magari è molto più vicino, che è quello della fatturazione, il sistema quindi di legato alla certificazione dell'operazione, dove ovviamente ci sono anche alcuni aspetti che dovrebbero essere attenzionati nel caso specifico. Ripasso di nuovo la parola a Davide. No. Rosario, volevo passartela io, ma prima voglio fare una domanda a tutti e tre, perché ci hanno chiesto alcune cose dal pubblico e quindi ne approfitto per fare un leggero break, diciamo, rispetto al flusso concordato e vedere se non vi metto troppo in difficoltà quello che ci chiedono gli ascoltatori. Allora, sia Antonio che Rosario, ma anche Rachele, avete toccato tanti temi che riguardano tutto il processo della vendita online, perché riguarda il legal, riguarda la spedizione, riguarda il traffico, riguarda la lead generation, la gestione dei clienti, eccetera, eccetera, eccetera. Tante cose si fanno con la tecnologia. Io mi ricordo che io ho lavorato un anno come consulente in una dei più grossi portali italiani di moda nel 2006 e al tempo, nel 2006, quindi parliamo di 15 anni fa, e il portale riceveva un ordine al secondo. Un ordine al secondo, voglio dire, non, nemmeno le catene di distribuzione retail oggi, no, hanno dei volumi simili 15 anni fa. Quindi oggi ci sono il traffico è altissimo anche su chi comincia oggi a entrare nel mondo digitale con il suo e-commerce, con la sua presenza, purché faccia le cose nel modo giusto. E uno dei temi che notiamo sia nella situazione Storicon, come con gli associati che sono servizi che fanno e-commerce, sia che notiamo in Italia in particolare, e arriva la domanda che vi voglio fare, vorrei che rispondeste in ordine Rachele, Antonio e Rosario, così teniamo questo setting, è questo. Siccome le competenze per andare online sono tantissime, riguardano campi di competenze differenti, anche di alta formazione, quindi universitaria, no? Non è solo marketing, ma è anche logistica, è anche legal, è anche gestione di magazzini, ingegneria gestionale, eccetera. E noi notiamo che negli ultimi anni c'è un po' di scollamento, no? Tra l'università o comunque le figure che si possono formare dentro l'azienda e quello che le aziende invece hanno bisogno in maniera molto pratica per essere pronte sul mercato e essere efficaci. E quindi a volte si rivolgono a altre aziende, che però anche lì, Rachele sa benissimo, no? Io spedisco un verticale su un tipo di servizio che si collega ad altri servizi, quindi anche il mix and match di tecnologie necessarie per vendere online non è banale, perché me ne basta una di tecnologie mancanti e non riesco a completare completamente il giro che mi serve. Come fa Confesercenti, Rachele, visto che tu sei molto esperta a questo punto di vista, magari ad aiutare a fare questo elemento di collante, che forse è la parte che oggi in Italia è più difficile da trovare, perché i singoli professionisti e singole aziende che risolvono un tema, come Antonio sul marketing, sulla landing, sulla tecnologia, ci sono varie scelte, ma mettere insieme tutto oggi, qual è il modo migliore secondo te per la tua esperienza? Assolutamente Davide, infatti sì, prima sono andata un po' veloce, però davvero Confesercenti ha organizzato un web corner che dà la possibilità veramente a tutti di, uso un termine così, di consegnare un sito chiave in mano, proprio perché riesce a dare la risposta a tutto quello che tu hai detto. Perché ovviamente si serve di una serie di figure professionali che riunite riescono a comunque a dare appunto le chiavi in mano di un e-commerce dalla progettazione fino alla consegna, perché ovviamente siamo integrati anche con Io Spedisco, quindi comunque lì poi la parte importante è ovviamente la gestione, la quotidianità. Come ti dicevo prima, le figure dovranno essere comunque all'interno dell'azienda, secondo me. Deve esserci comunque una figura di riferimento che gestisca la parte online. Ovviamente non è che tu una volta che crei l'e-commerce poi lo lasci lì. Assolutamente ci vuole una figura che sia adatta, e adesso io ne vedo tante diverse che possono fare questo, perché nel momento in cui il sito è fatto bene, gestito bene e ha tutto quello, come dicevi tu, tutti i moduli che servono per farlo funzionare, quindi social media, tutta questa parte qua, secondo me avere una persona che se ne occupa giornalmente e integralmente, perché questa è una questione secondo me molto importante da dire, ci vuole una persona che segua anche la parte online del negozio o dell'azienda che ha questa vetrina.
Quindi questo sì, questo lo voglio dire, perché magari molti pensano: apro l'e-commerce, mi date questo, io poi sono pronto, domani vendo. Ecco, purtroppo questa non è la realtà. Oggi è diventato veramente sempre più difficile. Anche se le persone prima di fare un acquisto passano 2 ore e 18 minuti prima di farlo, dico, però è importante essere affiancati da professionisti seri e avere una persona che si dedica giornalmente alla parte online dell'azienda. Donio, domanda scomoda e risposta a Rachele, ma si può fare tutto con l'automation senza nessuno? Ma secondo me non ancora, no, non è proprio facilissimo, nel senso ci sono alcuni aspetti che possono essere automatizzati sicuramente, però sono d'accordo con Rachele, comunque un marketing manager, almeno un e-commerce manager è fondamentale, cioè anche se tu esternalizzi i servizi, poi cerchi di ottimizzare tutti i processi, ma un e-commerce manager è fondamentale, perché certe valutazioni anche strategiche sul pricing, sui servizi che possono essere collegati, deve essere fatti da qualcuno. Quindi sono d'accordo con Rachele, un po' per chi fa, magari abituata a imprese tradizionali, cioè non è che tu hai il negozio, come dicevo poco fa, ci sono dei progetti di magari automazione, ma una realtà non ha tutto quanto automatico. Ancora oggi è difficile. Infatti, scusate, solo per ricollegandomi anche a un'osservazione che ha fatto un collega nella chat. È vero che l'elemento che scoraggia, dico, è stato così finora, magari adesso sono cambiati le prospettive. Sicuramente un elemento che ha scoraggiato le imprese, le microimprese, un'apertura all'e-commerce sono effettivamente i veri e propri costi sia di gestione che di realizzazione, perché al di là delle infrastrutture, ovviamente affinché un e-commerce abbia successo, un team di esperti, sono d'accordo con voi, è necessario, ma consideriamo anche tutto il profilo connesso agli aggiornamenti continui e costanti della piattaforma, al marketing, all'advertising, quindi tutta una serie di elementi che sicuramente affinché abbiano successo ovviamente hanno un costo. Quindi il processo di digitalizzazione sicuramente ha tantissimi benefici e sicuramente è la prospettiva per il futuro ed è la chiave di successo per il futuro, richiede ovviamente un impegno continuo sia in termini diciamo di economici e monetari, ma soprattutto un impegno per la promozione in generale. Ti volevo passare la parola e chiedere proprio se mi collego con Antonio, magari entrambi mi rispondete a seconda del vostro punto di vista. Il problema del fatto di dover comunque utilizzare del personale umano, al di là dell'importanza che ha il mantenimento del lavoro e delle competenze che crescono, è più dovuto a carenze tecnologiche o carenze di utenti che non sono capaci ancora di poter fare tutto in automatico e hanno bisogno di una controparte di persone che possano gestire sia le loro problematiche che le casistiche un pochino più borderline che vengono a crearsi nei casi di grandi volumi, no? Antonio, tu cosa ne pensi? Qual è il tema? Cioè, qual è il problema? È di processo o di clientela oggi, no? Nel 2021? A che punto siamo? Allora, come ti dicevo poco fa, secondo me la parte di la tecnologia è evoluta tantissimo, cioè veramente tantissimo. E ci sono tanti aspetti che si possono automatizzare. L'automatismo ha ovviamente un impatto economico, ma soprattutto può essere fatto da realtà che hanno un processo ben chiaro. Spesso e volentieri, questo lo dico senza perdere la lingua, spesso e volentieri anche i nostri clienti che arrivano con delle idee abbastanza chiare, poi in realtà nel processo quotidiano hanno delle difficoltà, perché è un canale a parte, perché evolve tantissimo, non hanno chiaro alcune cose, e quindi l'automatismo non può essere attivato al 100% se il processo non è chiaro. Questa è la mia visione. Cioè, quando si chiarisce il processo, si può automatizzare. Però, comunque, alcuni aspetti, nonostante questo, banalmente... guarda, sto pensando proprio anche, tipo, per esempio, un marketplace, dei fornitori, la scelta se è continuare su una certa linea oppure no, cioè certe cose comunque le deve immaginare non per forza un operativo, un manager, qualcuno che ha una visione anche un po' più ampia, sia tecnica che economica. Quindi, secondo me, principalmente di processo. Poi, la tecnologia sta a supporto. Dario? Sì, io dico, credo, ritengo, cioè che il tutto sia anche dovuto a una sorta di scetticismo o di prospettive, cioè nel senso, fino a qualche tempo fa, prima della pandemia, probabilmente
nessuno pensava, o in pochi pensavano, soprattutto mi ricollego magari a degli ambiti territoriali, cioè era molto difficile pensare di poter fare la spesa del supermercato semplicemente attraverso l'utilizzo di un'app. Ce la vedevamo come qualcosa che probabilmente era molto lontana. E quindi vedevamo questo processo evolutivo come qualcosa che ci stava già iniziando a toccare, ma che sicuramente col tempo e molto più in là ci sarebbe in qualche modo avrebbe condizionato in qualche modo anche le nostre stili di vita. Invece la pandemia, il Covid, in qualche modo ha ridimensionato lo stile di vita, le modalità di acquisto, il consumo, e quindi diciamo questa apertura verso una necessità che in qualche modo è stata dettata da queste condizioni ha diciamo aperto gli occhi e sicuramente le prospettive di molti imprenditori, facendo leva sul fatto che il mercato di riferimento non è più quello che sta al di là del nostro negozio, ma sicuramente un mercato molto molto più ampio, senza confini, che potrebbe essere il mercato globale, grazie a questi strumenti che ormai i sistemi online digitalizzati ci offrono. Quindi penso che a parte sia dovuto anche a questi elementi. Se posso dire una cosa, Davide, io cioè, anche in ottica molto lean, molto agili, diciamo, in realtà l'accesso alla vendita online può essere fatto anche con strumenti economici in tempo di cioè per testare un mercato. Per esempio, io ho visto business che sono nati, che poi sono evoluti pian piano su varie anche tecnologie, con gli e-commerce, e dalla vendita, per esempio, banalmente su Instagram, parlo per esempio di fashion, cioè la vendita attraverso canali, un canale, diciamo, canale aziendale, che è diventato uno strumento di comunicazione col proprio cliente, un cliente molto giovane, cliente diciamo finale era molto giovane, che è abituato a vedere i contenuti, essere attratto da certi brand comunque conosciuti e comprare direttamente in chat, cioè senza dover, cioè addirittura tagliando completamente tutta la fila, cioè chiedendo disponibilità, chiedendo il prezzo e lo voglio in contrassegno. Sì, sì, in America, Antonio, la chiamano assenza di canale, cioè tu quello che vedi lo puoi trovare dove vuoi, quindi in realtà non è più neanche un problema di piattaforma, di canale o di social o di piattaforma. Lo vedo, so che esiste, so che qualcuno lo vende e io ho un web che integra tutto quanto, quindi di sicuro lo troverò in qualche modo, se è su Instagram, su un marketplace, su un canale, su un sito, fa lo stesso. Magari più importante è la spedizione, mi ricollego con Raffaele, o le tasse, o degli elementi di pricing che magari sono più... Però se lo vuoi, lo trovi online. Quindi... No, ma perché lo dico perché potrebbe essere una facile evoluzione per realtà che magari ci stanno ascoltando, stanno seguendo per capire un po' come possono andare verso la vendita online, ma cioè possono testare con poco il test. Poi magari si deve evolvere, come dicevo prima, un po' il processo, però possono testare con poco. Va strutturato sicuramente. Va strutturato, però dico, un test di come nuovo canale di vendita può essere fatto con piccoli investimenti, veramente piccoli investimenti, piuttosto meglio un servizio di logistica fatto bene. Questo Antonio, ti interrompo solo perché voglio dare la parola a Rosario, così completiamo gli interventi, poi parliamo magari del come si può fare davvero mettendo insieme tecnologie esterne e competenze interne come chiusura del webinar di oggi, che è la parte forse più interessante perché è quella più operativa, ma riassume anche i vostri interventi, così finiamo solo il percorso completo, perché la discussione ovviamente può andare avanti, è interessantissima in tutte le direzioni. E invece devo dare spazio anche a Rosario, che ci deve parlare anche della sua parte. Sì, ok, io ho diciamo, questo compito di voler affrontare insieme a voi un po' una panorama, quindi un focus su quelle che sono le novità fiscali. Novità fiscali che interesseranno questo 2020. È toccato, giusto, Andrea Rosario, bravo, esatto, così chiudiamo. Una parte che non abbiamo toccato fino adesso, ma in realtà... Le novità fiscali di questo 2021, diciamo che l'elemento cruciale da prendere in considerazione è questo. Il legislatore comunitario negli ultimi anni ha posto particolare attenzione alle attività di e-commerce e ha sviluppato un pacchetto di riforme in tema IVA abbastanza articolato e strutturato in due fasi. Una prima fase che è già entrata in vigore, anche se in ritardo in Italia, perché era prevista l'attuazione a gennaio del 2019, ma con molto ritardo, solo nel giugno del 2020 è stata data attuazione a un primo pacchetto di riforme. Un secondo pacchetto molto più strutturato invece entrerà in vigore proprio dal 1 luglio del 2021.
Prima però di voler fare, diciamo, questa analisi di quelli che sono gli scenari, le novità più rilevanti, mi permetterei solamente di fare una prima puntualizzazione, perché questo pacchetto di riforme IVA introdotte dal legislatore e recepite poi nel nostro ordinamento interessano quasi in via del tutto esclusiva le attività B2C, cioè le attività di e-commerce svolte tra un operatore business e un consumatore privato, di qualsiasi appartenente residente in qualsiasi stato dell'Unione Europea. Quindi abbiamo già delimitato l'ambito di intervento, quindi solo ed esclusivamente operazioni B2C. Le operazioni B2B invece sono sottoposte alle normative fiscali IVA secondo quelle che sono i poteri legislativi in ambito tributario dei singoli stati membri, quindi si applicheranno alla disciplina delle operazioni B2B le disposizioni già previste all'interno del testo unico IVA il 73 del 1972. Quindi fatta questa distinzione, quindi avendo definito l'ambito di intervento, le due fasi in cui si è strutturata questa riforma hanno interessato in un primo momento l'attività di e-commerce cosiddetto diretto, cioè quelle attività di e-commerce che hanno per oggetto lo scambio di beni digitali, altrimenti li definiremmo servizi TTA, i cosiddetti famosi servizi elettronici, servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici. La seconda parte invece delle riforme, quella che entrerà in vigore proprio dal 1 luglio 2021, e che, come già ha anticipato il Presidente, il Dottore Truglio, proprio ieri è stato oggetto di approvazione con un decreto legislativo da parte del nostro governo, allora interesserà invece nello specifico il cosiddetto e-commerce indiretto, sebbene vi siano anche delle interferenze, ma le vedremo magari nello specifico. E-commerce indiretto, quindi prevalentemente tutte le attività che hanno per oggetto beni materiali, quindi le cosiddette vendite a distanza di beni fisici. Per comprendere le novità dovremmo necessariamente fare una piccola digressione su quello che già è successo dall'anno scorso. Come dicevo, da giugno del 2020, con un decreto legislativo il 45 del 2020, il legislatore italiano ha recepito la direttiva comunitaria, la 2455 del 2017, e ha dato attuazione a quella che sono stati i principi cardine che il legislatore comunitario ha introdotto proprio nell'ambito della IVA sull'e-commerce. In parole povere, si è tradotto tecnicamente nella previsione all'interno del testo unico IVA di un nuovo articolo di riferimento, l'articolo 7 octies, un nuovo articolo che ha sancito un nuovo principio di territorialità per la tassazione finiva dei servizi elettronici. Cosa sono questi servizi elettronici? La definizione ce la fornisce il regolamento comunitario attuativo della direttiva. Sono tutti quei servizi, quelle attività, che vengono svolte tramite un canale elettronico e che prevedono un'automazione informatica senza la quale quel servizio non avrebbe senso, non potrebbe essere fornito. L'apporto umano per queste tipologie di servizi è limitato e quasi del tutto assente. Per farvi un esempio, proprio per comprendere la distinzione, poi magari li prenderemo in qualche esempio, vanno di moda oggi corsi di training online, un corso online, anche la stessa nostra conferenza oggi. Questo è un servizio, sì, ma non è un servizio elettronico, perché in questo momento l'elemento dominante è la partecipazione umana di noi, che stiamo effettuando in live una relazione, un'analisi, un webinar. Se lo stesso webinar invece fosse registrato, fosse fornito su un dispositivo elettronico, un CD e quant'altro, fosse ovviamente venduto, questa tipologia di vendita rientra nell'ambito dei servizi TTE, perché venduto su un dispositivo digitale, questa tipologia è considerata servizio TTE, non invece la diretta live dove l'apporto umano è dominante. Il video registrato ovviamente non c'è una partecipazione attiva umana in quel momento. Per similitudine, altri servizi TTE sono la vendita di app, la vendita di software, di infrastrutture elettroniche, film, musica, video, giochi, tutto ciò che passa tramite il canale elettronico. Ritornando all'aspetto IVA, cosa è successo nel 2020? Nel 2020 il legislatore ha modificato il criterio, grazie all'attuazione di questa direttiva, il criterio di tassazione IVA, per cui questi servizi TTE risultano essere imponibili ai fini IVA, laddove ovviamente effettuati nei confronti di privati consumatori europei, risultano essere imponibili IVA nel paese di residenza o domicilio del privato. Questa è la cosa del privato estero, consumatore, committente in questo caso, trattandosi di servizi.
Cosa succede in termini pratici? In termini pratici significa che chiunque erogasse servizi TTE, quindi la semplice vendita di un'app, a un consumatore privato estero, residente ad esempio in Spagna o in Germania, ha l'obbligo di assoggettare all'IVA spagnola o all'IVA tedesca la prestazione di servizi che sta effettuando. Con non poche conseguenze. Perché? Perché l'obbligo di dover assoggettare a IVA questo servizio TTE, la cessione, la vendita di questo servizio TTE in Spagna o in Germania, spinge l'operatore italiano, facciamo l'esempio di un italiano, spinge l'operatore italiano a dover identificarsi fin IVA in Germania o in Francia, o a nominare un rappresentante fiscale o avere una stabile organizzazione. Quindi con degli ulteriori aggravi burocratici, anche diciamo di costo in termini anche puramente organizzativi, non indifferenti. Se non che il legislatore comunitario prima e poi quello italiano dando attuazione ha previsto, per facilitare, diciamo, per non aggravare troppo le microimprese, proprio nell'ambito di quella disposizione normativa, ha previsto delle deroghe. Una prima deroga è puramente normativa, cioè una prima deroga è quella fissata al secondo e al terzo comma di questo articolo 7, dove si stabilisce che se l'operatore economico, quindi quei soggetti che erogano questi servizi TTE nell'anno precedente o in corso d'anno non hanno superato una soglia di 10.000 euro, non avendo, diciamo, superato questa soglia, hanno l'opportunità di continuare a tassare questi servizi nel loro paese di residenza, di stabilimento. Quindi l'operatore italiano che vende app, se non supera la soglia delle 10.000 euro, non l'ha superata nell'anno precedente, non la sta superando nell'anno in corso, può continuare a tassare ai fini IVA in Italia la prestazione di servizio, fermo restando che al superamento della soglia scatta l'obbligo generale, per cui tassazione nel paese di residenza del committente privato estero e quindi conseguenza nomina rappresentante fiscale, identificazione IVA o stabile organizzazione. Dario, scusa che ti una domanda obbligatoria a questo punto, ma nel mondo ci sono centinaia di paesi, come fa un'applicazione globale a gestire? Stiamo parlando esclusivamente di cessioni intracomunitarie, quindi di rapporti B2C nei confronti di operatori, di consumatori situati all'interno dell'Unione Europea. Okay. La normativa prevede che ovviamente, diciamo, nel caso di queste operazioni tra soggetti, tra paesi membri, quindi tra operatori che hanno sede nei paesi membri, debbano accedere a un database, a un archivio già messo a disposizione per conoscere effettivamente quali sono le aliquote IVA eventualmente applicabili alle diverse categorie di servizi, e comunque l'obbligo di nominare rappresentante fiscale o la stabile organizzazione farebbe passare, diciamo, gli obblighi e gli adempimenti tributari in capo a questi soggetti avendo sede direttamente all'interno del paese estero. Una domanda che ti faccio subito tecnica è questa: se io comincio a vendere in Europa, devo mettermi la norma su tutti i paesi o posso un po' alla volta, man mano che ottengo dati degli utenti, clienti estoni piuttosto che polacchi? Allora, ti spiego, cioè, sento, questa è la normativa che è in vigore ancora oggi fino al 30 giugno, quindi se un operatore italiano, ad esempio, effettua anche un servizio anche di 10 euro in Spagna, se ovviamente, diciamo, non ha superato la soglia, deve, quindi 10.000 e 10 ad esempio, deve necessariamente nominare un rappresentante fiscale o identificarsi, diciamo, in questo paese membro. Se lo fa in Germania, idem, quindi potrebbe avere più identificazioni, più rappresentanti o più stabili organizzazioni. Però ti voglio dire, questa sarebbe, diciamo, l'applicazione tout court della disposizione normativa, ma anche qui il legislatore è intervenuto introducendo un regime di semplificazione. Perché? Perché proprio per evitare le casistiche che dicevi tu, cioè per evitare che gli operatori abbiano l'obbligo di identificarsi in tutti i paesi dell'Unione Europea, quindi con aggravi e, diciamo, necessità di dover focalizzare l'attenzione su tutte le varie normative, ha introdotto questo regime, il cosiddetto famoso regime MOS, il mini one stop shop, che è un regime di semplificazione che permette proprio agli operatori di registrarsi nel loro paese di residenza e di assolvere a tutti gli adempimenti IVA, quindi la liquidazione, la dichiarazione e quant'altro, direttamente dal loro paese di residenza. In termini pratico, il caso di prima, l'operatore italiano che aveva superato la soglia di 10.000 e che faceva una prestazione, un servizio TTE in Spagna per 10 euro, continuerà ad applicare sempre l'IVA spagnola perché quella è la disciplina generale, però non ha l'obbligo di identificarsi in Spagna o di nominare una stabile organizzazione. Ha solamente l'obbligo di, ovviamente, registrarsi su questo, se si registra questo regime MOS, ha la possibilità di dichiarare tramite questo portale che è gestito in Italia dall'Agenzia delle Entrate,
tramite questo portale la possibilità di andare a liquidare l'IVA spagnola, tecnicamente effettuare il versamento in Italia, quindi una dichiarazione, un versamento IVA in Italia, sarà poi l'Italia che procederà a riversare l'IVA dovuta al paese spagnolo, in questo caso specifico. Questo era il regime MOS, regime che è specifico creato per i servizi TTE, già in vigore, perché è in vigore dal 10 giugno del 2020. Quello che accadrà invece nel 2021 è che il legislatore estenderà quello che già sono i concetti che abbiamo visto finora per il MOS anche nell'ambito dell'e-commerce indiretto. Quindi parliamo di attività di vendita di beni materiali. E a questo proposito il pacchetto di riforme che entrerà in vigore risulta essere abbastanza articolato perché interviene su più fronti. E allora il primo fronte è un fronte puramente normativo o concettuale, nel senso che il legislatore comunitario interviene sul concetto di vendita di beni a distanza. Fino ad oggi si è parlato di vendita di beni a distanza facendo esclusivo riferimento a quelle vendite che avvengono tramite canali elettronici, quindi tramite marketplace, tramite un sito internet o tramite, diciamo, delle piattaforme elettroniche. Il concetto di vendita a distanza oggi, con la riforma che entrerà in vigore l'1 luglio, invece sarà un concetto molto più ampio, perché si parlerà di vendita di beni a distanza, e specifico beni di vendita a distanza intracomunitari, quindi operazioni con altri paesi, con privati residenti in Europa. Vengono incluse non solo quelle che già vi appartenevano, quindi le vendite presso i canali elettronici, ma vi rientreranno tutte quelle vendite effettuate anche senza canale elettronico, in cui il trasporto, la consegna viene gestita direttamente dal venditore. E quando si parla di gestione diretta da parte del cedente venditore, si fa riferimento sia al caso in cui è lo stesso venditore che si occupa di effettuare il trasporto, ma anche nel caso in cui in via indiretta la gestione del trasporto viene effettuata dal cedente. Quindi pensiamo al caso in cui un venditore cede un subappalto a terza, un'impresa di trasporto, il trasporto fisico del bene dal luogo, dal magazzino al domicilio del privato estero. Sono escluse quelle casistiche invece, quelle casistiche in cui il trasporto del bene viene gestito direttamente dall'acquirente, quindi diciamo quando è proprio l'acquirente che ritira dal magazzino il bene e poi provvederà lui stesso a portarselo presso il proprio residente. Quindi la prima novità riguarda proprio questo profilo, quindi un profilo puramente legato alla definizione di vendita di bene a distanza. Il secondo elemento è un elemento che invece riguarda puramente le modalità di assolvimento dell'imposta IVA su queste cessioni. Fino ad oggi come funzionava il sistema? Fino ad oggi funzionava che chiunque, qualsiasi operatore comunitario che effettuava delle vendite di beni a distanza aveva l'obbligo di verificare periodicamente qual era una soglia fissata dal paese di consegna del bene. Mi spiego meglio. Il principio generale è che la tassazione di queste vendite di beni finiva e avviene nel paese dove è situato il cedente, ma fino a una certa soglia stabilita dal paese di riferimento. In Europa ogni paese ha una sua soglia. Al superamento di questa soglia, quindi se l'operatore italiano ad esempio supera la soglia fissata dalla Germania a 100.000 euro di anno, per esempio, se supera questa soglia, quindi effettua nel corso di un anno delle vendite di beni a distanza a privati tedeschi superando questa soglia, al superamento ha l'obbligo di andare a liquidare l'imposta in Germania. Quindi era una soglia che è specifica per ogni Stato membro dell'Unione Europea. La Germania aveva la sua soglia, la Francia la sua soglia, la Spagna la sua soglia, ogni paese la sua soglia. L'operatore, il venditore, doveva periodicamente verificare per ogni paese se o meno avesse superato queste soglie per capire esattamente il luogo di tassazione finiva della sua cessione. Oggi non sarà più così. Con la riforma del 1 luglio verranno abrogate tutte queste soglie, quindi non ci sarà più una soglia specifica per ogni paese, verrà fissata un'unica soglia, una soglia di 10.000 euro, e qui ci torna in mente qualcosa che già era accaduto in precedenza. E vi dirò di più, perché queste 10.000 euro, stando a quelle che sono le disposizioni attualmente fornite sulle note esplicative dell'Unione Europea, questa soglia delle 10.000 euro è una soglia che va verificata tanto per le vendite a distanza di beni intracomunitari a privati, tanto per i servizi TTE che abbiamo già visto prima. È una soglia unica. Quindi, però Rosario, scusami, ma 10.000 euro non sono un taglio veramente ridicolo per un'azienda normale? Sicuramente sì, sicuramente è un taglio particolarmente, diciamo,
poco significativo, perché voglio dire, chi svolge l'attività di e-commerce B2C, soprattutto tramite dei canali elettronici, è molto facile che la raggiunga, anche perché mentre prima, in precedenza, la soglia era specifica per ogni paese, quindi io potevo ad esempio aver superato la soglia in Germania ma non averlo fatto in Francia, adesso la soglia è unica cumulativamente per tutti i paesi dell'Unione Europea, quindi diciamo il paradosso, nel senso che questo stringe notevolmente le maglie e infatti la motivazione di fondo è proprio quella, cioè stringe le maglie e permette un miglior monitoraggio dei flussi e degli adempimenti IVA da parte di tutti gli operatori economici, garantendo, si presuppone, maggiori entrate rispetto a quelle che fino ad oggi tecnicamente sono state, diciamo, garantite, tra virgolette, da questi flussi di commercio elettronico. Quindi soglia unica, 10.000 euro per tutti i paesi dell'Unione Europea. Se l'operatore, quindi, supera la soglia, scatta il principio per cui la tassazione avviene nel luogo di consegna, quindi obbligo di identificazione IVA nei paesi esteri dell'Unione Europea, quindi in Germania, in Francia o in altri paesi, con assolvimento dell'imposta secondo le normative previste in questi paesi. Sotto la soglia di 10.000 euro invece tassazione nel luogo di stabilimento del cedente, quindi un operatore italiano che vende beni a privati consumatori esteri, a prescindere dal canale, lo specifico, a prescindere dal canale internet o sito proprio, purché si occupa del trasporto, come dicevamo, dovrà fare attenzione a questa soglia. Sotto soglia tassazione IVA in Italia, sopra la soglia invece tassazione IVA del paese di residenza del consumatore finale, con la conseguenza che potrebbero essere tante vendite con IVA diverse in funzione di dove viene fatta la consegna. C'è da dire di più. Anche in questo caso il legislatore ha introdotto un regime di semplificazione. Regime di semplificazione, così come era previsto per il caso la casistica dei servizi di TE, il cosiddetto regime OS, One Stop Shop. Questo regime di semplificazione è un regime tupuro, nel senso che è un regime che ingloba a sé, assorbe in sé anche quanto già previsto con il MOS. Cosa voglio dire? Voglio dire che tutto ciò che era MOS adesso transiterà nell'OS, verrà assorbito, vi sarà una fusione, un assorbimento, esisterà un unico regime, si chiamerà regime OS, infatti non a caso il precedente si chiamava Mini One Stop Shop perché si riferiva solo ai servizi, questo viene denominato OS perché è generalizzato. Quindi tutti quei soggetti che erano iscritti al MOS in precedenza migreranno automaticamente all'OS, perché diciamo il MOS verrà, come un concetto, scompare. Vi sarà questo unico regime, il regime OS, si possono iscrivere in questo regime tutti gli operatori dell'Unione Europea, e questo regime, l'iscrizione a questo regime permetterà di evitare l'obbligo di identificazione nei paesi esteri, e permetterà, come dicevamo, come era previsto già per il MOS, di liquidare l'imposta dovuta sia per i servizi TTE, ma anche per le vendite di beni a distanza, direttamente dal proprio paese di residenza, di stabilimento. Quindi si iscrive all'OS, l'impresa effettuerà le sue cessioni, i suoi servizi di TE, come diciamo abbiamo già visto, applicherà, se supera la soglia, l'IVA tedesca, francese, spagnola che sia, procederà però poi con una dichiarazione fatta direttamente dal suo paese, quindi in Italia nel caso nostro, a dichiarare su questa piattaforma per ogni singolo paese l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi TTE fatte, liquidando l'imposta per ogni singolo paese. La periodicità di questa dichiarazione sarà di natura trimestrale, con un versamento IVA trimestrale. L'IVA sarà versata direttamente in Italia, sarà poi l'Italia che riverserà ai singoli paesi membri l'importo dell'IVA dovuta. E qui voglio, diciamo, lanciare proprio giusto un'ulteriore chicca sul particolare, perché questo meccanismo di imposizione IVA non permette né la possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione. Quindi nel momento in cui si effettua questo versamento, sarà un versamento lordo che non terrà in considerazione l'eventuale possibilità di compensare crediti di altra natura. Non sarà possibile effettuare la compensazione. Ma un altro aspetto ancora più importante è che non è prevista la possibilità di portare in detrazione dall'IVA dovuta su queste vendite l'eventuale IVA credito sugli acquisti. Il che significa che ogni operatore dovrà liquidare in maniera, diciamo, cumulativa il totale dell'IVA sulle vendite, senza possibilità di portare in detrazione, nella liquidazione specifica, l'IVA sugli acquisti relativi a quelle vendite.
Rosario, Rosario, scusami, dacci una bella notizia anche in mezzo a questo. No, no, nel senso, dici che ci sono dei professionisti o dei servizi che aiutano le imprese a fare questi svolgimenti, sì, perché sennò un imprenditore non comincia neanche, è spaventoso. Però voglio dire, l'IVA non va persa, in questo caso che stavo diciamo commentando, l'IVA sugli acquisti non va persa, ma diciamo l'IVA può essere portata in detrazione da eventualmente da altre, dalle vendite effettuate diciamo per altra natura, non nello specifico le vendite che sono soggette al regime OSS. Qualcuno mi chiede se ho l'obbligo di aprire le posizioni sulle 27 paesi dell'Unione Europea. Purtroppo sì, salvo l'opzione per l'adesione a questo regime. Cioè questo regime OSSO permette a tutti gli operatori che si trovassero nella situazione di dover assoggettare a tassazione sia i propri servizi TTE che le cessioni di beni a distanza intracomunitarie fatte a privati, di evitare di tassare, di identificarsi, quindi aprire delle posizioni specifiche IVA nei paesi esteri, ma di farlo direttamente comodi a casa propria, potremmo dire. E Rosario, invece, per giusto per dare altre belle notizie sul settore, per l'estero fuori dall'Europa cosa succede? Fuori dall'Europa, perché comunque i due mercati principali del mondo sono Cina e USA, no? Che hanno comunque anche loro un altro mondo e un altro tipo di regime. Come funziona dall'Europa fuori dall'Europa? Allora, queste tipologie di trattamento, delle cessioni fatte da operatori economici intracomunitari, in questo caso quindi italiani, verso soggetti privati esteri, qui continueranno a valere le stesse tipologie di disposizioni normative che sono previste in Italia, quindi laddove è previsto si applicherà il regime specifico per le esportazioni. Però lì c'è anche da prendere in considerazione tutta una serie di elementi ulteriori che vanno valutati di caso in caso, perché dipende se come viene gestita la cessione, il trasporto da cura di chi viene fatto, se è fatto dall'acquirente o dal cedente, se i beni sono di modico valore o non sono di modico valore, se vengono trasportati in viaggio. Ci sono diversi canali, per esempio l'agenzia delle dogane ha messo a disposizione un canale che si chiama Otello per la gestione di queste tipologie di cessioni fatte nei confronti di privati che sono situati fuori dall'Unione Europea. Quindi diciamo si parla in maniera molto specifica di esportazioni, quindi di un regime di tassazione specifico per le esportazioni, però non è oggetto di riforma in questo momento, cioè continuerà a valere la disciplina prevista che è già oggi in vigore. Quello che cambierà è il rapporto B2C con operatori, con soggetti intracomunitari. Rosario, mi collego anche su questo, scusami, dopo ti lascio continuare, ma questo tipo di normativa che sta nascendo, che ovviamente è continuamente in divenire, perché sapete che comunque è un mondo questo nuovo, per cui sta diventando molto importante, quindi va normato e va corretto nelle sue distorsioni, ma questo tipo di normativa non favorisce una struttura poi aziendale di rete che privilegia il B2B per poi fare il B2C nel singolo paese? Cioè allora, io vendo libri, sono un libraio italiano, vendo in Francia a un distributore francese che vende al cliente francese, cioè non perdi un po' la disintermediazione che il web fa naturalmente in questo modo? Allora, devo dirti la verità, stando ai numeri che sono stati sviluppati dagli osservatori negli ultimi anni, in realtà diciamo le attività B2B hanno subito in questi ultimi anni un calo nei volumi sviluppati recentemente, mentre di contro il B2C ha avuto una crescita esponenziale. Quindi ritengo che la semplice introduzione di una normativa ad hoc curata per il B2C diciamo, non vada ad inficiare quelle che sono le relazioni commerciali, anche perché nei rapporti B2C ci sono alcuni aspetti, parlando in tema di imposte e di tasse, che diciamo sono meno stringenti, ovviamente come dicevi tu, e che comunque in qualche modo, lo vedremo di magari sul tempo nella parte finale, proprio questa tipologia di riforma in qualche modo va a incidere su alcuni tasselli che oggi hanno rappresentato delle criticità. Ad esempio, tutti i flussi B2B provenienti da paesi fuori dall'Unione Europea verso l'Europa, dalla Cina all'Europa, soprattutto tramite delle piattaforme elettroniche, dico, che in passato hanno avuto diciamo strada molto molto libera e quindi una penetrazione nei mercati europei abbastanza importante e invasiva, soprattutto creando anche degli effetti distorsivi. Ricordiamo che fino ad oggi molte delle merci che venivano importate da paesi fuori dall'Unione Europea, soprattutto di modico valore, quindi quelle che passano tramite i canali e le piattaforme, viaggiavano in un regime di esenzione IVA.
Quindi, non facciamo nomi, Rosario, non facciamo nomi perché non facciamo nomi anche se sono l'elefante rosa della stanza. Esatto, cosa comportava che il consumatore privato preferiva probabilmente comprare dal cinese piuttosto che comprare dal tedesco o dall'italiano, perché qui avrebbe su di lui avuto l'incombente di assolvere, diciamo, essendo non soggetto passivo di imposta, pagare l'IVA, cosa che magari per una merce proveniente dalla Cina o dall'estero, dico, poteva in qualche modo, tra virgolette, diciamo, non assolvere. Comunque, ritornando a questa riforma, quindi dicevo, il regime OS rappresenta questa novità, rappresenta un'opportunità per le imprese. E vi dirò di più perché questa è la terza fase di intervento del legislatore comunitario. Con l'entrata in vigore di questo regime MOS vengono accorpate all'interno di questo nuovo regime semplificatore non solo i servizi TTE e le vendite di beni a distanza, ma verranno assorbite anche tutti quei servizi per i quali vige il principio di tassazione nel paese di consumo o di residenza del committente. Voglio fare un esempio. Prendiamo un artigiano, un semplice artigiano, che viene chiamato da un privato francese a recarsi presso il suo immobile dalla Francia per effettuare, diciamo, una manutenzione sull'immobile. Stando a quelli che sono i principi IVA che sono sanciti nel nostro ordinamento tributario, la tassazione di questa prestazione di servizio è collegata al luogo in cui è situato l'immobile. L'immobile si trova in Francia. Anche l'artigiano italiano che fa questa tipologia di manutenzione dovrebbe tecnicamente assoggettare la prestazione che effettua all'IVA francese. E cosa significa? Oggi significherebbe che l'artigiano, essendo un servizio, diciamo, che non è un servizio TTE, quindi non vengono applicate tutte le deroghe che abbiamo visto finora, essendo un artigiano, anche se fa una prestazione di 100 euro, dovrebbe aprire una posizione IVA in Francia. Capite bene che tutte queste situazioni ad oggi probabilmente, diciamo, mettiamole lì, potrebbero essere sfuggite alla tassazione IVA, perché probabilmente magari è un disincentivo, ecco, mettiamola così, era un disincentivo, cioè, diciamo, aprire una posizione per effettuare una semplice prestazione, magari sporadica, una manutenzione su un immobile francese, quindi aprire una posizione in Francia e, diciamo, applicare l'IVA su quella prestazione era un onere abbastanza, magari poteva essere un onere abbastanza gravoso per l'artigiano. Cosa succede oggi? Succede che anche questo artigiano, che deve assolvere l'IVA francese su questa prestazione di servizio, se si iscrive all'OS, assolve tutti i suoi problemi, cioè risolve tutti i suoi problemi. Può liquidare l'imposta direttamente in Italia, non aprire la partita IVA in Francia e starsene tranquillamente e serenamente a casa sua senza, diciamo, con molta più semplicità gestire questa tipologia di operazioni. Però attenzione, nel calcolo, quindi abbiamo detto, nell'OS abbiamo la famosa soglia, 10.000 euro. Attenzione però, perché nel calcolo della soglia, queste prestazioni, questi servizi non TTE, tassati all'estero, non vengono considerati. Quindi, se voglio essere più chiaro, voglio fare anche... Io ho affrontato dei casi, magari da condividere, giusto per capire questo meccanismo di funzionamento del regime OS con decorrenza 1 luglio del 2021. Quindi magari adesso in questo momento vi condivido lo schermo giusto per analizzare alcune casistiche. Scusate un attimo, condivido... Ok, non so, Davide, mi confermi tu se è visibile il mio schermo? Ok. Allora, giusto per capire esattamente riepilogare un po' la situazione. Questo regime OS è un regime di semplificazione. È un regime di semplificazione che permette a tutti quegli operatori che effettuano cessioni B2C, business to consumer, a privati consumatori dell'Unione Europea, è un regime che permette di ridurre gli adempimenti IVA previsti in virtù del nuovo principio di tassazione a destino di queste attività, di queste operazioni. L'operatore, quindi comunitario, può tranquillamente dal suo paese di stabilimento assolvere agli adempimenti IVA per le cessioni fatte verso privati di altri paesi dell'Unione Europea. Affinché questo accada, abbiamo detto, occorre tuttavia verificare se è stato o meno superata una soglia, perché il legislatore ha introdotto una prima deroga per diciamo, tutelare le microimprese. Una soglia di 10.000 euro è una soglia che viene riconosciuta in funzione di quello che è il volume delle attività svolte nell'anno precedente o
nell'anno in corso di riferimento. Al superamento di questa soglia scatta l'obbligo di tassazione nel paese a destino, se non si supera invece si usufruisce di questa deroga e quindi la tassazione avviene direttamente nel paese di stabilimento del cedente o del prestatore. Analizziamo questo caso. Abbiamo un caso di un soggetto che è stabilito solo in Italia e vende dei beni dal proprio magazzino che si trova in Italia a dei clienti privati che sono residenti in Spagna o in Germania. Queste sono delle vere e proprie vendite a distanza. Effettua delle cessioni, IVA esclusa ovviamente, perché parliamo sempre anche nel conteggio della soglia, il parametro di riferimento, il parametro delle vendite senza IVA, per un valore complessivo di 9.000 euro. Cosa succede dal 1 luglio? Sostanzialmente non succede nulla. Perché? Perché, come abbiamo visto, il soggetto italiano fa delle cessioni, delle vendite a distanza di beni a privati intracomunitari, ma non ha superato la soglia e quindi continuerà ad applicare l'IVA in Italia. Attenzione però, perché? Perché nell'ambito, proprio leggendo le note esplicative, ma dico sarà poi in qualche modo ripresa anche nel momento in cui sarà rivisto, diciamo, il contenuto del nostro testo unico IVA, questa tipologia di soglia va applicata e va calcolata solo esclusivamente se l'operatore è stabilito in uno Stato. Se l'operatore ha più posizioni IVA già in Europa, quindi si trova in una situazione di partenza che ha più posizioni IVA, attenzione perché la soglia non supera, e questo è appunto il caso che ce lo chiarisce. Abbiamo un soggetto che è stabilito in Italia, vende dei beni dal proprio magazzino in Italia a dei privati spagnoli per 9.000 euro, quindi se facesse solo questa tipologia di attività siamo come il caso precedente. Ma qui c'è un particolare in più. Questo soggetto italiano, questo operatore italiano, è già dotato di una stabile organizzazione in Germania, quindi in un altro paese. Ora, il semplice fatto che un soggetto già abbia più identificazioni IVA comporta la non applicazione della soglia delle 10.000 euro, per cui tutte le operazioni da lui effettuate saranno sottoposte alla disciplina generale di tassazione del paese di destinazione, salvo, come abbiamo detto, l'opzione per l'OS. Altro caso. Abbiamo un soggetto che è stabilito in Italia e ha la merce che vende è detenuta in più magazzini, un magazzino in Italia e un magazzino in Germania. Effettua da questi magazzini le proprie vendite a distanza intracomunitarie, sebbene il valore complessivo di queste vendite effettuate sia sotto la soglia delle 10.000 euro, però anche in questo caso, per assimilazione, l'operatore, scusatemi il gioco di parole, opera da più paesi dell'Unione Europea e quindi anche in questo caso non si può applicare la soglia delle 10.000 euro. Infine, questo è un ulteriore caso, scusatemi, giusto per farvi comprendere che il discorso della soglia non opera, il discorso della soglia rimane comunque valido a prescindere da quello che sia il canale utilizzato per la vendita, perché se un soggetto stabilito in Italia effettua delle vendite a distanza intracomunitarie tramite delle interfacce elettroniche, continuerà per lui ad applicarsi la disciplina, cioè la soglia delle 10.000 euro verrà come spartiacque tra i due principi di tassazione, residenza o domicilio del privato consumatore. Quindi il canale di vendita non è rilevante. Posso fare le mie cessioni o dal mio sito internet o direttamente dal mio negozio fisico o tramite interfacce elettroniche. La soglia viene applicata comunque. C'è solo un caso specifico e particolare in cui questa soglia non opera ed è proprio quello su cui si è focalizzata l'attenzione del legislatore comunitario nell'ultimo pacchetto di riforme, che riguarda i beni importati dall'estero, da paesi fuori dall'Unione Europea. Perché qualora ovviamente un operatore intracomunitario faccia delle cessioni di vendite importate dall'estero di modico valore, quindi quelli che fino ad oggi erano esenti, lo vedremo dopo, qui in questo caso questa soglia degli 10.000 euro non opera. E giusto per ricollegarci alla casistica che dicevo prima, analizzando una situazione un po' più complessa, più articolata, in cui il soggetto che stiamo analizzando effettua sia servizi TTE, quelli che già in passato erano sottoposti al MOS, sia servizi generici come servizi di formazione, quindi servizi non TTE, sia vendita a distanza di beni, quelle che secondo questa nuova normativa entrerebbero a essere sottoposte eventualmente al regime OS. Cosa succede?
Questa è la casistica, un esempio che è riportato proprio nelle note esplicative della commissione, elaborate dalla Commissione europea. Supponiamo che vi sia un soggetto che faccia servizi TTE per 2.500 euro a privati che sono residenti in Belgio o in Germania, quindi in un altro paese dell'Unione europea. Ipotizziamo che faccia anche contestualmente servizi di formazione. Cosa si intende servizi di formazione? È il caso che dicevo prima. Ipotizziamo un personal trainer che faccia delle corse di training online. Questi sono servizi di formazione, sono dei corsi in diretta, quindi sono dei corsi di formazione. E ipotizziamo che poi cosa fa? Venda ai propri, diciamo, clienti che seguono il corso un pacchetto di integratori che spedisce direttamente a casa della sua platea di clienti insieme a dei video registrati su, per esempio, gli esercizi di fitness che possono tranquillamente e seriamente svolgere a casa propria, non, diciamo, durante magari delle sessioni personali di allenamento. Quindi questo soggetto sta effettuando tre tipologie di attività, perché i corsi online sono servizi TTE. I corsi online registrati e venduti sono servizi di TTE. I corsi in diretta sono dei servizi di formazione perché c'è l'apporto umano. La cessione dei beni, quindi dell'integratore alimentare, è una vendita a distanza. Quindi le tre casistiche. Ora, stando a quello che è il contenuto che abbiamo finora visto, nelle nuove novità fiscali che entreranno in vigore dal 1 luglio, solamente i servizi TTE e le vendite a distanza di beni saranno quelli oggetto di variazioni, di cambiamenti, cioè quelli che saranno interessati da queste riforme. Se analizziamo solamente queste tipologie di vendite, quindi 2.500 euro e le 4.000 euro, come vediamo, il soggetto sarebbe sotto soglia. Quindi questo nostro, diciamo, operatore, questo nostro istruttore di fitness, tranquillamente, avendo una posizione IVA in Italia, tranquillamente potrà tassare ad IVA in Italia queste due categorie di attività, i servizi TTE e le vendite a distanza, perché non ha superato la soglia, quindi siamo sotto i 10.000 euro. Però i servizi di formazione, in realtà, stando ai principi che sono contenuti nel nostro ordinamento tributario, sono sottoposte al principio di tassazione nel paese di residenza del consumatore, del committente, quindi del privato estero. Cioè, questo nostro istruttore dovrebbe tassare a IVA tedesca e danese le tipologie di servizi di formazione, le 3.000 euro di servizi di formazione che dovrebbe fatturare. Quindi cosa succede? Avremmo una spartiacque, avremmo alcune tipologie di beni, alcune tipologie di attività, scusate, che dovrebbero essere tassate in Italia, altre tassate all'estero. Quindi questo nostro istruttore dovrebbe comunque aprirsi una posizione IVA in Germania e in Danimarca, solo per assolvere l'IVA sui servizi di formazione. Per questi servizi non si applica la soglia, perché non rientrano nella casistica per cui è prevista la soglia degli 10.000 euro. Allora cosa può fare con molta semplicità? Per ovviare a tutto, può iscriversi al regime OS, questo regime di semplificazione, direttamente in Italia, e cosa fa? Liquida l'IVA su tutte queste operazioni direttamente da ogni stato membro, dal suo stato di residenza. Ovviamente se opta per il regime MOS, attenzione, non potrà usufruire della soglia, dovrà soggettare tutte e tre le categorie di attività, quindi sia i 2.500 euro di servizi TTE, sia le 3.000 euro di servizi di formazione, sia le 4.000 euro di vendita a distanza, dovrà soggettarle tutte quante all'IVA estera, del paese estero, e dovrà tranquillamente liquidarla standosene in Italia senza aprire nessuna posizione IVA all'estero. Quando si opta per il regime OS, scusami Davide, così finisco, non si può fare una scelta parziale, alcuni sì, alcuni no. Tutti le vendite di beni a distanza e tutti i servizi TTE o generici in cui la tassazione e nel luogo di consumo debbano necessariamente essere, migrare su questo regime e essere sottoposti a questa disciplina. Prego Davide. Una domanda da ignorante sul tema che sto imparando con te in questo momento, quindi sono, ti ringrazio. Questa parte qua di normativa OS è italiana o è europea? Cioè ogni paese è europea ed è uguale per tutti gli stati membri. Ma allora non è con più, scusami, non è un po' disparitario il fatto che comunque un paese europeo che ha delle agevolazioni IVA ma migliore dell'Italia possa usare le sue agevolazioni per tutti gli altri paesi e un italiano magari... Però questa, quelle che tu chiami agevolazioni IVA che sono dovute al fatto che vi sia una diversa aliquota IVA. Teologia, scusatemi. No, nei paesi europei, perché passiamo dal 17% ad esempio dell'aliquota ordinaria del Lussemburgo al 27% dell'Ungheria, quindi abbiamo un margine di 10 punti percentuali. Esatto. Uno degli elementi distorsivi del mercato, l'obiettivo del legislatore, anche ai fini fiscali, è quello di garantire, come ti voglio dire, una certa omogenizzazione o armonizzazione, passami il termine corretto, armonizzazione anche dal punto di vista fiscale degli scambi commerciali tra gli operatori intracomunitari.
per evitare che ci siano effetti distorsivi e che quindi qualcuno possa approfittare, tra virgolette, del fatto che, come dici tu, ci siano differenze marginali nelle aliquote applicate alle attività. Quindi questo avrebbe l'obiettivo di rendere più omogeneo e quindi paritario il livello di concorrenza fra gli operatori intracomunitari, soprattutto quando si tratta di attività volte ai privati consumatori, visto il boom che l'attività verso i consumatori ha avuto recentemente. Giusto per riepilogare, per essere sintesi, quindi prestazioni di servizio B2C per i soggetti, lo vediamo qui, che sono stabiliti nell'Unione Europea, il regime speciale che possono aderire è il regime OSS. Lo stesso regime può essere utilizzato in maniera, diciamo, poi automatica, perché nel momento in cui mi iscrivo all'OSS, anche per una semplice prestazione di servizio B2C, automaticamente questo assorbe in sé tutte le altre attività. Quindi se farò vendita a distanza, anche quelle saranno soggette all'OSS, così come le cessioni fatte in interfaccia piattaforma elettronica e simili. Cosa c'è da aggiungere relativamente a questa tipologia di OSS? Scusami, io finisco di condividere lo schermo, ritorno in modalità normale. Ecco, quindi sicuramente è un cambiamento radicale nell'ambito di tassazione ai fini IVA della vendita di beni a distanza. Ed è un elemento che sicuramente, come dicevamo prima, avendo una soglia minima, diciamo, ridotta, che garantisce la continuità di tassazione in Italia, sicuramente in Italia o nel paese di residenza, come dicevamo, sicuramente avrà delle implicazioni e dei cambiamenti abbastanza importanti. Giusto per concludere, vorrei fare anche attenzione ad un'altra importante novità che riguarda i beni importati. Perché? Perché fino ad oggi esisteva, lo sarà così fino al 30 di giugno, per tutti i beni importati all'interno dell'Unione Europea vigeva un principio di esenzione fino a un importo a un valore di questi beni importati di 22 euro ai fini IVA e di 153 euro ai fini dei dazi. Si vengono definiti in termini tecnici beni di modico valore. Questa, diciamo, tipologia di trattamento oggi ha consentito, lo dicevamo prima, ha consentito alle prodotte, alle merci cinesi e le merci situate fuori dall'Unione Europea di entrare in Europa con questa tipologia di esenzione e quindi, diciamo, tranquillamente in qualche modo fare una concorrenza, tra virgolette, anche, diciamo, tecnicamente sleale nei confronti dei prodotti interni dell'Europa. Ecco, il legislatore comunitario è intervenuto e ha abrogato questa esenzione IVA. Cioè oggi tutte le merci che entrano in Europa verranno sottoposte a prelievo IVA all'atto di, diciamo, sdoganamento. Quindi all'arrivo in dogana, qualsiasi tipologia di articolo, di bene, sia di 1 euro che di 100 euro che di 1000 euro, sarà sottoposto ad IVA. Questo ovviamente ha delle implicazioni non indifferenti. Immaginiamo soprattutto per l'arrivo di tutti quei prodotti che vengono acquistati tramite le piattaforme digitali, dal semplice connettore, dalla semplice cover di 10 euro, qualsiasi tipo di bene sarà soggetto ad IVA. Quindi questo comporterà sicuramente un problema, un aggravio in termini di tempi di evasione degli ordini e quant'altro non indifferente. Scusatemi solo se faccio un inciso, perché ho una domanda da parte di un utente in questo momento che ci chiede: se io sono società e vendo ad altra società, vendita B2B, non sono soggetto all'OSS. Corretto, ripeto, la normativa fiscale, quindi che entrerà in vigore dal 1 luglio, riguarderà l'IVA, ma riguarderà esclusivamente le operazioni B2C verso i consumatori privati intracomunitari. Ritornando al discorso dei beni importati, quindi oggi il legislatore comunitario ha abrogato questa esenzione IVA, tutte le merci entreranno con l'IVA in Italia, quindi significa che qualsiasi operatore che sta importando dei beni, anche di 10 euro, mentre prima non aveva l'obbligo di liquidare l'IVA in dogana e liberamente immettere in libera circolazione automaticamente i beni all'interno dell'Europa, oggi dovrà versare l'IVA in dogana, quindi un dispendio non indifferente di tempi. Anche in questo caso, pur avendo abrogato l'esenzione IVA, il legislatore ha introdotto un regime di semplificazione. Si chiama IOS, giusto per, diciamo, mantenere lo standard. MOS prima, OS oggi per servizi TTE e vendita di beni a distanza intercomunitari, IOS
per i beni importati di modico valore. È un regime che, diciamo, ha l'obiettivo di semplificare quello che è, diciamo, sarebbe stato altrimenti la procedura di liquidazione dell'IVA all'atto dell'importazione. È un regime che può essere assolto da tutti i fornitori europei che acquistano beni dall'estero di modico valore, quindi per beni che hanno un valore sotto le 150 euro. Questo perché? Perché i beni sopra le 150 euro già di per sé prevedono l'obbligo di pagamento in dogana dell'IVA. È un regime opzionale, ovviamente, un regime che anche in questo caso permette l'arrivo di queste merci in Europa sempre in esenzione IVA, quindi senza l'obbligo di liquidare l'IVA di in dogana, quindi tra virgolette perdere tempo in dogana, avvengono in esenzione di IVA e verranno poi, invece l'IVA verrà liquidata dal soggetto che l'ha importata all'atto della vendita in Europa. Quindi in termini pratici, un operatore italiano che compra dalla Cina dei prodotti, dei beni di modico valore, quindi ipotizziamo di 100 euro, sotto le 150 euro, di 100 euro, le importa in Europa per rivenderle a privati europei, tecnicamente al momento in cui importa questi beni dovrebbe pagare l'IVA in dogana. Può farlo, diciamo, e questa sarebbe la regola generale, però per evitare di, per tutti questi ordini di piccolo importo, dover ogni volta versare l'IVA in dogana e quindi temporeggiare e aspettare ogni singola spedizione, può aderire al regime IOS. Una volta che viene registrato questo regime IOS, gli verrà attribuito un codice identificativo e sarà questo codice identificativo la chiave di apertura per l'accesso in Europa delle merci in esenzione. Questo codice verrà comunicato in dogana, poi nel momento in cui la merce arriverà in dogana, la dogana, verificata la validità del codice, farà entrare la merce in esenzione IVA. Sarà poi il fornitore europeo che all'atto della vendita al privato, quindi l'italiano che venderà al privato francese o tedesco, applicherà l'IVA, secondo i principi che abbiamo visto prima, quindi in Francia, in Germania e così via, e procederà a liquidare sulla piattaforma IOS l'IVA su queste merci importate. Questo è il meccanismo di funzionamento dello IOS. E mi permetto, giusto a chiusura, negli ultimi 5-10 minuti che ho a disposizione, l'ultima novità che è importante, soprattutto per chi fa e-commerce, ha intenzione di farlo, per chi gestisce piattaforme e-commerce, ed è l'introduzione della responsabilità giuridica delle piattaforme e-commerce ai fini IVA. Questa è una svolta epocale nell'ambito delle imposte indirette. Perché? Perché si viene a generare quella che in termini tecnici viene definita finzione giuridica, cioè una forzatura in cui il legislatore, tramite la costruzione di uno schema giuridico, sovverte quella che è la responsabilità ai fini IVA connessa ad un'operazione. Vi semplifico l'esempio, cioè le interfacce economiche, le interfacce elettroniche che facilitano le vendite, quindi che mettono in contatto un venditore extra europeo, quindi cinese o americano, svizzero, anche inglese, perché anche oggi l'Inghilterra è fuori dall'Unione Europea. Quindi una piattaforma elettronica che mette in contatto un venditore fuori Unione Europea con un consumatore privato europeo, e quindi questa interfaccia facilita questa connessione, esempio Amazon, cosa succede? Succede che in virtù di questa nuova normativa, di questa finzione giuridica, il vero e unico responsabile per la liquidazione dell'imposta, dell'IVA, su questa operazione sarà la piattaforma elettronica e non più il fornitore estero. L'operazione viene scissa in due rami. Vi sarà una prima cessione, che sarà quella tra il fornitore estero e la piattaforma elettronica, che è una cessione B2B. E quindi, essendo una cessione B2B, diciamo, se la piattaforma o liquida l'IVA in dogana all'atto dell'ingresso della merce in dogana, o se aderisce agli IOS può farla entrare in esenzione. Ma sarà poi l'interfaccia elettronica che dovrà fatturare, quindi l'interfaccia fatturerà al privato consumatore secondo l'IVA del paese dove è situato il privato consumatore, e sarà l'interfaccia elettronica che procederà alla liquidazione dell'IVA. Questo, diciamo, è un cambiamento epocale, perché tramite questa finzione giuridica, cioè un'unica operazione, perché la cessione in realtà sarebbe tra il fornitore estero e il cliente privato. Ipotizziamo noi che compriamo da un cinese una cover. Il rapporto commerciale tra noi e utilizziamo Amazon, ovviamente, e il fornitore privato estero. L'interfaccia elettronica, cioè Amazon, che favorisce questo contatto, adesso diventerà l'unica responsabile fini IVA in Italia.
per l'assolvimento di tutti gli adempimenti connessi con l'IVA, la liquidazione, la dichiarazione, tutti gli aspetti IVA. Il cinese venderà il bene alla la piattaforma elettronica, la piattaforma elettronica avrà l'obbligo di soggettare ad IVA in Italia, in questo caso trattandosi della cessione in Italia, e liquidare l'imposta dovuta. Questi sono, diciamo, gli scenari e le novità importanti. Ho visto c'era anche, diciamo, un quesito che mi era stato posto relativamente agli obblighi di fatturazione di questa operazione. Vorrei solo fare una precisazione, cioè in virtù dell'entrata in vigore di questa nuova disposizione comunitaria, per quanto riguarda tutte le attività di prestazione di servizi, non è previsto l'obbligo di fatturazione, cioè di certificazione delle operazioni. Quindi le operazioni, tutti i servizi TTE, non è previsto l'obbligo di certificazione delle operazioni quando sono fatte nei confronti di privati consumatori. Diverso, ovviamente, dico, non c'è obbligo di certificazione, non significa che non c'è obbligo di liquidare l'imposta, sono due cose diverse. La certificazione significa il rilascio di una fattura o di un documento rilevante ai fini fiscali. Per i servizi TTE non vi obbligo. Ovviamente chi effettua questi servizi TTE ha comunque l'obbligo di annotare l'ammontare complessivo di queste vendite sul proprio registro dei corrispettivi, che non sarà telematico perché per il principio che ho detto, ma comunque quindi di liquidare l'imposta secondo quanto abbiamo visto. Per le cessioni di vendite invece di bene a distanza, dobbiamo dire che l'obbligo in realtà sussiste. Sussiste perché ed è già una novità, perché prima le vendite di beni venivano assimilate alle vendite per corrispondenza e quindi la certificazione a privati veniva anche fatta in maniera libera. Oggi, se stando a quelle che sono le prime indicazioni fornite dalle note esplicative, sembrerebbe invece rientrare l'obbligo di certificazione di queste cessioni. Dico sembrerebbe perché e chiudo con questo, perché le note esplicative sono state tradotte dall'inglese all'italiano. E devo dire che in questi mesi ci sono stati diversi problemi proprio relativamente al contenuto che è stato letteralmente tradotto dall'inglese all'italiano, tant'è vero che proprio qualche settimana fa è venuta la Corte di Giustizia Europea giusto per rettificare alcuni passaggi che erano stati scritti, diciamo, interpretati in maniera non del tutto corretta. Quindi, diciamo, sembrerebbe così. Tuttavia, la stessa, diciamo, nota esplicativa, lo stesso legislatore comunitario, proprio alla luce di questi, diciamo, cambiamenti, ha previsto la possibilità che gli Stati membri possono, tuttavia, sotto alcuni profili, derogare alle modalità di certificazione dell'operazione intracomunitaria. Quindi, fermo restando che per i servizi non vi obbligo, relativamente alle gestioni di beni, attendiamo chiarimenti da parte delle nostre istituzioni in merito o meno all'obbligo di certificazione, augurandoci ovviamente che questo ulteriore elemento non sia di aggravio già alle complicate novità e quindi a queste nuove, diciamo, adempimenti che purtroppo interesseranno sicuramente con grande scalpore tutte le attività di e-commerce, viste appunto gli elementi che abbiamo già attenzionato. Io chiudo, diciamo, qui con, scusate, l'argomento era abbastanza, diciamo, complesso e articolato, ho cercato anche di non essere noioso, però dico, spero di aver in qualche modo, di essere stato in qualche modo esaustivo su quelli che sono gli elementi principali, ecco, gli aspetti cruciali. È interessante, anche se è un po' complesso, no? Come tipo di, perché c'è tante sfumature che poi dipendono probabilmente anche da, condizionano le strategie con cui le aziende possono andare a vendere online e probabilmente possono anche cambiare il posizionamento e i vantaggi competitivi che hai o non hai quando cominci a fare attività di vendita online o di attività di webinar e altre attività. Quindi sono cose da sapere per forza. È bello sapere che ci sono professionisti che ci aiutano in queste cose, perché non nessuno può sapere tutto ed è molto complicato stare anche aggiornati, no, su questa legislazione che segue il mondo veloce, che cambia anche dal punto di vista della tecnologia che citavi anche tu giustamente all'inizio. Io riprenderei da qui, da dove sei arrivato, quindi abbiamo chiuso i tre principali punti che riguardano l'e-commerce e tornerei un secondo con Rachele ad Antonio anche a parlare degli elementi di come può un'impresa italiana che decide di cominciare a vendere online qualsiasi cosa, un servizio, un pezzettino del suo business o anche un elemento di formazione, no? Come diceva Rosario, alcune parti dei suoi modelli di business li vuole mettere online, da dove parte? Da dove deve partire? Deve chiedere a un'associazione un supporto? Deve trovare internamente un manager che colleghi i punti? Deve andare da un'agenzia che gli fa da apripista? Non c'è un ordine, cioè la spedizione è importante come la fatturazione, come la parte legal, quindi
Rachele, che consigli puoi dare a un'azienda che adesso, post pandemia, va online, è pronta, ma in realtà deve fare tutto? Beh, quello che ho detto prima, Davide, in realtà da sola in realtà non riesce a fare granché, perché adesso la concorrenza comunque è diventata, anche grazie al lockdown, molte aziende hanno alzato tantissimo l'asticella della qualità. Quindi comunque da soli, ecco, magari prima del lockdown era ancora una cosa abbastanza gestibile. Adesso però credo che sia necessario affidarsi a qualcuno che abbia comunque un'agenzia che si occupi di più settori e poi avere anche delle consulenze come quelle dello studio Indeco, che abbia appunto, che tenga aggiornata tutta quella che è la normativa, perché non è una cosa semplice anche per noi che facciamo spedizioni online. Adesso spedire in Inghilterra è diventato veramente difficoltoso, complesso. Abbiamo una serie di situazioni che ci hanno messo inizialmente un attimino in difficoltà, anche perché non c'è poi esattamente questa chiarezza, come mi diceva Rosario, delle traduzioni, delle cose, dei documenti che servono. Quindi comunque c'è bisogno di un supporto per tutti. Quindi l'imprenditore, nel momento in cui decide di lanciarsi in questo nuovo ambito digitale, ha bisogno di essere supportato. Io ovviamente sono di parte, posso consigliare, ripeto, la nostra associazione Confesercenti dà ovviamente un supporto a 360 gradi, quindi comunque segue il cliente e lo guida affinché comunque il sito abbia un attimino una gestione lineare. Però poi, come ho già detto prima, una figura interna che segue tutti questi aggiornamenti dalla fatturazione alla spedizione, al post vendita, all'IVA, davvero oggi è diventata obbligatoria. Forse prima ancora si riusciva a fare un po' di business, ma non sono nemmeno convinta di questo. Cioè, a parte lo sprint iniziale, poi l'e-commerce va sostenuto. Io ho un'esperienza diretta, perché ho aperto anche io un e-commerce che si chiama Madi. Rachele, faccio una domanda un po' polemica, no? Perdonami se è un po' scomoda, però tu sei sicuramente capace di rispondermi e uscire da questo problema. Molte aziende, anche strutturate, danno questo ruolo di persona che coordina tutto ai ragazzi più giovani, che magari sono digitali, no? O sono i figli o i nipoti, persone di fiducia, che però magari si pensa siano un pochino più introdotte in queste nuove tecnologie. È corretto? È meglio affidarsi a professionisti invece che a certificazioni di qualche tipo, aziende esterne? Come la vedi? Beh, Davide, voglio dirti, è ovvio che è sempre meglio affidarsi a una squadra di professionisti, a gente che comunque ha un'esperienza un po' datata, perché comunque il settore è ampio e comunque già esiste da tempo, quindi la gente che ha esperienza c'è. Però adesso io voglio dare anche spazio ai giovani che si stanno preparando, sono cresciuti con questo mondo ed è, credo che tanti di loro possano essere in grado di avere un ruolo in questo cambiamento. Antonio, che formazione deve avere questa persona come multidisciplina dentro il digitale alla fine? Da dove si parte? Allora, io sono d'accordo con Rachele sul tema, diciamo, cioè dipende un po' da qual è la società. Magari una società non troppo grande, magari gestione familiare o che evolve il suo business dal tradizionale verso il digitale, potrebbe avere una figura anche più giovane che ha fatto il percorso di studi che ora vediamo quali potrebbero essere, che si affianca magari a professionisti. Cioè, lavorare insieme spesso è la soluzione. Però io devo dire che noi lo consigliamo ai nostri clienti, avere per esempio un e-commerce manager interno. Cioè, non puoi pensare di lavorare solo con consulente, lo dico da consulente, no? Cioè, nel senso, perché comunque molte dinamiche le vivi nel quotidiano ogni azienda. E noi non possiamo. Un che ti porti in casa, qualcuno che ti aiuta a assorbire un po' di competenze esterne. Certo. Quindi portare verso l'esterno, verso i consulenti, i professionisti, le tue esigenze, però vivere quotidianamente l'azienda per crescere anche tu come professionista. E poi magari ti fai affiancare anche a tua volta pian piano da giovani. Cioè, nel senso, questo. Poi il tema formazione è ampio, perché dipende da qual è la figura. Ma questo avviene anche in altri ambiti che vediamo che si vanno verso la digitalizzazione. Però un profilo, per esempio, con competenze... Allora, io posso immaginare tre tipologie, perché sono quelle che vediamo che funzionano bene.
Uno è un profilo economico che ha una propensione personale verso la tecnologia, quindi ha fatto esperienze, diciamo, piccole esperienze, o ha lavorato in alcune aziende, eccetera, eccetera, e poi lo riporta sul mondo e-commerce. O un ingegnere gestionale per l'ottimizzazione di alcuni processi interni, sempre però deve avere una declinazione tecnologica, non che deve essere un tecnico, nel senso un informatico, un ingegnere informatico, ma esatto. Deve avere un background, cioè deve comprendere, avere la capacità anche di comprendere mentalmente questi canali, questo mondo. Oppure al contrario potrebbe essere una figura informatica, ingegnere informatica, che invece ha la propensione business, cioè nel senso che al contrario si spinge verso questo mondo. E gli e-commerce manager esistono, quindi non è che un'azienda non può anche assumere, non per forza deve essere il figlio di, no? Nel senso, potrebbe anche assumere una singola professionalità e poi, diciamo, affidarsi a consulenze per attività spot. Sono scelte. Io ovviamente abbiamo clienti che vengono da noi per la parte tecnologica, la parte marketing, per tutto insieme, la parte design, cioè poi sono scelte, dico da noi, ma in generale qualsiasi sia il professionista. Però in generale quello che noi diciamo sempre è: quando cominci a crescere un po' di più deve essere interno, perché devi comprendere e hai la fame anche di far evolvere il business, nasce così. Invece è un asset, no? Per tempo è un asset. E aggiungo che è come fosse uno store manager di un negozio fisico. Cioè, non, ok, l'imprenditore, che solitamente magari sta lì, presenza, eccetera, eccetera, ma solitamente ha qualcuno a supporto. Poi quando comincia a diventare un po' più grande, ha più store, più negozi, eccetera, eccetera, ha comunque un riferimento per ognuno. È la stessa cosa. È quello che tira le fila. Se mi permettete, io vorrei sintetizzare proprio quello che ci stiamo dicendo con le tre chiavi di lettura, a mio avviso, che sono l'innovazione, la digitalizzazione e le consulenze. Sono proprio i tre parametri per, diciamo, per il successo in sé, diciamo, di qualsiasi attività di impresa che voglia essere proiettata al futuro e in un contesto di grande sviluppo, diciamo, senza frontiere, per stare, passatemi il termine, in un mercato globale che è quello che sicuramente ci confronteremo tutti quanti, viste, diciamo, gli sviluppi e gli scenari che si stanno costruendo. Giusto, giusto, giusto. Antonio, prima accennavi, prima di Rosario, accennavi, giusto per aggiungere, per chiudere un punto che avevi aperto, aggiungevi la possibilità di fare tutte queste cose che abbiamo detto oggi, che sono complesse, secondo me possono anche un po' spaventare, no? Un imprenditore che comincia con dei costi tutto sommato accessibili, o comunque spalmati nel tempo, o comunque legati a performance. E cosa ci puoi dire riguardo, per dare? Allora, io ho risposto poco fa anche a un ragazzo che è un partecipante, non so se Francesco, che chiedeva, diciamo, un pochino in una fase di startup le possono essere investimenti. Io ho sempre l'ottica agile, quindi cerchiamo di fare delle piccoli passi continui in modo da far crescere, testare e vedere un pochino, validando sia il mercato ma anche le varie soluzioni. Quindi si potrebbe partire veramente con una soluzione. Io ho accennato prima addirittura da social media, cioè hai una presenza online, fai della comunicazione, fai del, diciamo, investimento sul brand, quindi aumenti la riconoscibilità del brand, anche da lì puoi cominciare a comprendere la vendita di un servizio, di un prodotto. Ora, non del tutto, non tutti quanti si possono fare, però alcuni si può cominciare a testare e capire quali sono le difficoltà, perché anche alcune cose, anche se le leggi su online, partecipi ai webinar, non le comprendi fin quando non le testi. Rosario prima ha detto, per esempio, tutta una serie di temi anche di pagamento, di autorità, no? Di alcuni brand. C'è anche un circolo vizioso, cioè alcune volte le nuove realtà hanno difficoltà perché, non avendo mai avuto vendita, non avendo feedback, o avendone pochi, l'utente non si fida, no? È un cane che si muore la coda. Per esempio, esistono dei servizi come, per esempio, Trustpilot. Se tu hai un e-commerce che vende prodotti di altri brand, quindi come se fosse un marketplace, magari utilizzi una piattaforma che si chiama Trustpilot, che ti permette di raccogliere i feedback su quei prodotti anche da altre piattaforme. E così magari questa cosa un po' aiuta un nuovo brand, perché dice, ok, quei prodotti comunque sono buoni, vediamo un po' il servizio. E il servizio è il tema di pagamento, logistica, eccetera, eccetera. Quindi questi temi vanno affrontati su qualsiasi tipologia di piattaforma tecnologica, che può essere dal social network, da, come dicevo prima, una pagina atterraggio che ti spiega cosa risolve il servizio prodotto, e poi magari viene gestita anche one to one sui numeri piccoli, si può anche fare per capire le esigenze dell'utente, e poi pian piano si migra.
verso cosa? Ci sono tantissime soluzioni, ma anche, io non l'ho citata prima, ma ad esempio una che si utilizza moltissimo è un approccio SaaS, che è Software as a Service, e Shopify, che è un prodotto che magari non è troppo costoso per la parte di start, ha molte possibilità di personalizzazioni, comincia a costare un po' di più, perché siccome appunto è un Software as a Service e paghi i singoli servizi, quando comincia a movimentare un po' il business. Ma in quel caso magari dici, mi sposto. E lì Antonio, faccio un pochino il campanilista come associazione di strumenti italiani, sì. Se sono delle soluzioni alternative, no? Non voglio assolutamente influenzare nessuno, però anche l'Italia comincia finalmente ad offrire dei servizi in SaaS che possono essere a servizio di tutto il mondo, ovviamente. Quindi, diciamo, senza fare nomi, magari diciamo che i servizi SaaS potrebbero essere un buon modo per non gestire troppo i costi immediatamente, non i costi più importanti, ma magari focalizzarsi su, appunto, sul prodotto, sui servizi che sono fondamentali come la spedizione, i pagamenti e il customer care, e poi pian piano, quindi avvicinandovi alla vostra realtà, avvicinandosi alla realtà che ha citato prima Rachele, un imprenditore può cominciare a farsi un'idea, poi si deve sporcare le mani. Antonio, ti ringrazio. Allora, in chiusura, una pillola da tutti e tre, partiamo da Rachele sempre. Abbiamo avuto comunque tante persone che ci hanno seguito su questa lunga maratona, quindi sicuramente avete toccato dei temi di interesse. Ovviamente il tempo è quello che è, per cui non si possono andare a snocciolare tutti completamente, per cui vi chiedo, magari se avete qualche novità per poter approfondire i temi che avete toccato, come potervi contattare, come poter proseguire, no? Lo studio dei servizi di cui avete parlato, e magari Rachele cominci un pochino tu in doppia veste da Convesercenti e io spedisco, poi passo ad Antonio e infine Rosario che chiude con i saluti anche. Rachele. Sì. Ripeto, come ho detto prima, questo è il momento di veramente di avere una presenza online obbligatoriamente, quindi qualunque strada va bene affinché ci stiamo tutti dentro con la vendita online, con questo nuovo canale, diciamo. Quindi Confesercenti è già pronta e ben organizzata, parecchi già si sono rivolti a noi per avere questo nuovo canale digitale di vendita, e ovviamente io spedisco fa parte di questo lavoro, perché come dicevo prima, io spedisco Pro si integra direttamente al negozio o al marketplace, quindi comunque come ho detto prima è un prodotto chiave in mano, ovviamente riusciamo a seguire anche dopo la partenza il cliente, e ripeto, poi ci sarà la necessità di avere qualcuno che si occupa dell'e-commerce, perché questo deve essere fatto per bene, per avere delle vendite deve essere seguito, e poi è tutta una scelta di quello che si vuol fare, no? Grazie, perché è chiarissima. Antonio? Grazie a voi. Io metto i due cappelli, da una parte la parte formazione, che è quella che accennavo per i più giovani, che potrebbe essere un'opportunità anche proprio per andare nel mondo e-commerce, quindi formarsi per capire come supportare o un'attività familiare o un'attività magari da professionista esterno, che è la Steve Jobs Academy, e il sito è stevejobs.academy, semplicissimo, e quindi lì trovate, diciamo, la possibilità di capire un po' come funzionano i corsi, e là invece sul tema dei nostri servizi sono quelli che accennavo prima, quindi dal marketing design e lo sviluppo, in realtà seguiamo veramente dalle startup alle aziende più strutturate con un approccio molto agile, la mia società è Paradigma e il sito è paradigma.net. Ottimo. Grazie Antonio. Grazie a te. Grazie. Rosario? Io mi faccio ovviamente portavoce di Indico, la società che in questo momento sto rappresentando, che comunque che ringrazio qui in diretta per avermi dato questa opportunità di partecipare e rappresentarla. Ovviamente a nome di Indico confermo che a disposizione della nostra struttura, del nostro team di professionisti, ovviamente diciamo una serie di attività di consulenza, di assistenza sotto tanti profili e tanti ambiti. Ovviamente, come già avevo in qualche modo anticipato prima, il nostro punto di forza è rappresentato da un'importante esperienza nel settore dell'innovazione, della digitalizzazione e delle consulenze tout court, partendo dalle start-up alle attività strutturate in qualsiasi settore. E con anche delle competenze specifiche nell'ambito dell'e-commerce, non a caso diciamo, abbiamo promosso insieme a Confesercenti questa tipologia di evento, augurandoci ovviamente che sia
di buon auspicio e di apertura verso tantissime altre opportunità che si presenteranno senza ombra di dubbio, che ci daranno modo di poter esplorare anche scenari diversi, ambiti diversi, contesti diversi e tematiche altrettanto importanti. Ringrazio anche te, Davide, per essere stato qui, diciamo, in nostra compagnia, aver in qualche modo fatto da moderatore a questa giornata abbastanza lunga, come dicevi all'inizio anche tu. Comunque, fino al, siamo alle 17:15, abbiamo 40 partecipanti ancora attivi e presenti, quindi diciamo che possiamo ritenerci soddisfatti. Grazie anche a Rachele e a Antonio che sono stati con noi. Grazie a voi, grazie Davide per averci aiutato, diciamo, semplificato. Grazie Davide. Grazie a voi, interessantissimo, e grazie a tutti quelli che hanno seguito. E sapete come contattarci, come continuare a seguire queste iniziative che sono importantissime, perché il mondo sta cambiando e l'unico modo per poter rimanere aggiornati, informati è stare connessi con le associazioni, con i professionisti, con le persone competenti che studiano, che si aumentano le competenze verticali su alcuni settori che sono molto complicati, bisogna metterli insieme. Sta all'imprenditore di oggi probabilmente questo compito di mettere insieme i pezzettini di valore che servono alla sua strategia per costruire il futuro migliore per la sua azienda. Quindi vi saluto, vi auguro una buona serata e buon weekend. Ciao, ciao Rosario, grazie ancora, grazie Rachele, ciao. Ciao. Un abbraccio.